Salve, buonasera. Bienvenuti tutti. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a la Academia de España en Roma. Diálogos en torno a los ISTIES, diseño, investigación y el desafío de lo más que humano. Ese es el título de la sesión de esta tarde, con la que comenzamos. Además, un ciclo realmente importante para la Academia, porque es la primera vez que en la historia reciente, al menos, se habla desde aquí, desde la Academia, desde un lugar en el que se crea, en un lugar del que se investiga, se aborda la reflexión en torno a los estudios sociales en ciencia y tecnología. Quería, desde luego, agradecer a todos aquellos que han hecho posible que estemos aquí hoy. Y no sé si por orden de agradecimiento por aquellos que estaban desde el comienzo o por aquellos que han desempeñado un papel estratégico en estas jornadas, quería agradecerle a Assunta Viteriti, grazie mille, porque hasta hace muy poquito, ella era la directora además de la sección italiana. Pero, cómo no, agradecer además, por supuesto, a Alvis Matozzi, del Politécnico de Torino, porque en el mes de diciembre pasado ya se decidió incluso los temas y las fechas incluso en las que podíamos tener esta reunión. Muchísimas gracias, Alvis. Bueno, también quiero dar las gracias a quien está desde el otro lado, porque Darío Mangano, gracias Darío, porque a pesar de estar, bueno, con COVID, como tantos en estos días, se va a poder conectar. No ha podido venir hasta Roma, pero muchas, muchas gracias. Pero no quiero dejar de saludar, evidentemente, a Gianluca Burgio, de la ENNA, de la Universidad de Sicilia, a Nicole Rispoli. Muchas gracias por estar aquí, los dos. Muchas gracias también, desde luego, a Miguel Mesa del Castillo y a Esther Gisbert Alemani y a Enrique Nieto Fernández. La Universidad de Alicante, en el esfuerzo que han hecho por estar aquí, por venir a Roma, y no solamente por estar aquí, sino por estar detrás de tantos programas de esta línea de trabajo y de investigación, que me consta que próximamente, entre el 6 y el 9 de julio, tendrá lugar en Madrid una reunión importante en la que veamos cómo estamos. Esperemos poder estar, si así lo consideran, como fruto de esta reunión, para poder contar también un poco lo que estamos intentando hacer desde Roma, ¿no?, en esta reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Ciencia y la Tecnología. No quisiera que se me olvidara nadie. Lamentablemente, Tomás Sánchez Criado no va a poder estar desde Berlín por un imprevisto, también por motivos vinculados con la salud, en este caso de alguien de su familia, y mucho que lo sentimos, desde luego. Quiero agradecer también a Arturo Ruiz Pardo, por estar ayudándonos a coordinar este proyecto, este programa, y desde luego a la Consejería de Cultura de la Embajada de España en Roma. Es una línea, la de línea de ciencia y tecnología, les decía, que es de algún modo novedosa para la Academia, no porque no hayamos hecho actuaciones independientes y aisladas, que sí, pero como programa, la verdad es que es la primera vez que hacemos este ciclo, que se completará con una segunda sesión que haremos el día 1 de julio también aquí en la Academia, justamente con el encuentro titulado Éticas y Geopolíticas del Waste, Gestión de lo Tóxico, que celebraremos aquí. Pero quería agradecerles porque este programa está diseñado con un propósito muy específico. Está diseñado para fomentar el intercambio y la creación de redes entre investigadores, investigadoras, diseñadores, diseñadoras y artistas de España y Italia, para compartir sus investigaciones y el desarrollo en este campo, contribuyendo a difundir en la medida de lo posible
las investigaciones o resultados de sus proyectos. Entendamos, por lo tanto, que es un programa que arrancamos como programa, que estas dos sesiones que tendremos en Italia y que esperemos dar voz en Madrid en julio sean las primeras de un ciclo de diferentes sesiones y de un programa que está llamado a formar parte de nuestra agenda. Porque no podría ser de otra forma en un lugar como este, en el que se crea, se investiga y se innova continuamente. Así que bienvenidos a la Academia de España y sin más preámbulo, cedo la palabra para que inicien formalmente esta sesión con las colaboraciones y las participaciones que van a tener lugar. Buenas tardes a todas y todos. ¿Me escucháis bien? Sí, no estoy segura. Vale. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, muchas gracias a Ángeles. Nicole. No. C'è prima Assunta che deve salutare per essere in Italia e poi c'è Ramon che deve fare un attimo anche lui un saluto per presentare. Grazie alla direttora dell'Accademia per questo invito molto molto gradito. È veramente importante questa collaborazione tra diverse università italiane e università spagnole e con questa importante intermediazione dell'Accademia. Io sono Assunta Viteritti, sono stata presidente dell'Associazione STS Italia fino a qualche mese fa, porto quindi i saluti del nuovo direttivo, in particolare del presidente Simone Arnaldi, che è professore associato alla Università di Trieste e che speriamo di poter fare un incontro per programmare i nostri prossimi le nostre prossime iniziative, magari appunto in luglio si pensava se riusciamo a fare un incontro insieme per immaginare nuove iniziative di collaborazione per i prossimi anni, per continuare questo ciclo importante per gli STS che hanno una così rilevante trasversalità negli studi. Oggi vedremo l'architettura e la pedagogia, ma abbiamo imparato a guardare a tutti i campi della scienza e della tecnica con una prospettiva che mette al centro un altro modo di guardare le relazioni. Gli architetti e i sociologi sono interessati alle relazioni, gli STS ci aiutano a introdurre uno sguardo ulteriore per guardare di nuovo le cose. Io penso che qui ci sono oggi alcuni dottorandi, studenti di Sapienza, assegnisti di ricerca, giovani ricercatori che hanno appreso o stanno apprendendo questo nuovo sguardo verso un sociale che necessita di essere guardato in un altro modo. Ecco, la collaborazione è per continuare a sviluppare questo sguardo e quindi grazie all'Accademia per dare questa possibilità. E buon lavoro a tutti noi. Ramon, vuoi intervenire tu? Sì, avviso. Sì. Buona tarde a tutti. Non ti si vede. Ah, ecco. Sì, adesso sì, no? Se me oye? Sì. Vale, pues, antes de todo, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, yo me limitaré a un saludo muy breve. Porque desafortunadamente no tuve la posibilidad de estar ahí en Roma. Pero bueno, me gustaba la idea de darle un saludo a todas las amigas y los amigos que están reunidas ahí hoy, a partir de Ángeles, con la directora con la que
digamos, nos hemos ido viendo en el último año en varias ocasiones y hemos establecido ya un diálogo muy, muy importante, pero también a mis colegas que están ahí, a mis amigos y colegas Gianluca y Alvise, a mi hermana Nicole, por supuesto, a mi amigo y colega Arturo Ruiz de la Academia, también colaborador de la Academia. Me gustaba también hacer un saludo a Asunta, con la que nos hemos conocido en diciembre, aunque ha sido, digamos, una ocasión muy breve, pero seguro que será fructífera también para el futuro, y a Miguel Mesa, con el que desafortunadamente no hemos coincidido. Me gusta mucho la idea de podernos ver otra vez en Roma y presencialmente en esta ocasión, además porque Miguel ha sido una pieza clave en ese discurso, porque Miguel nos puso en contacto con Andrés Jaque, a mí y a Gianluca, y de ahí empezó todo un recorrido que nos ha llevado aquí, a la organización de este evento. Pues Miguel, nos veremos pronto. Entre España e Italia, entre Alicante, Nápoles y Roma, seguro que habrá la ocasión muy pronto. Y una cosa más, quería solo recordar un poco lo que decía ya Ángeles, que en realidad, esta serie de encuentros prevé otra cita, que es justamente la del viernes 1 de julio, y que justamente tratará el tema de, como decía Ángeles, de éticas y políticas en general de los desechos, incluyendo la basura electrónica, y ya tenemos a tres invitadas e invitados confirmados, que son Blanca Cayen, que viene de Barcelona, es investigadora docente de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Vic y también en el ISABA, en la Escuela de Diseño de Barcelona. Y por quien no la conoce, ha trabajado mucho sobre basura electrónica, en general, desechos, éticas y políticas del e-waste, y es también fundadora del colectivo Restarters, ¿no? Justamente que se ocupa de fomentar un poco la cultura de la transición ecológica y de la reparación, ¿no? en Barcelona. Otra invitada que tenemos confirmada es Blanca Pujals, que es una arquitecta, y es una investigadora espacial que trabaja mucho sobre geografías de poder sobre territorios y cuerpos y está desarrollando justo ahora una tesis doctoral sobre esos temas, justamente geopolítica de materiales en Northumbria, en Inglaterra, y es colaboradora mía en un máster en Barcelona. Y luego, la contraparte italiana será representada esta vez por Dario Minervini, que es investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de mi universidad, de la Universidad Federico II de Nápoles, y que trabaja temas principalmente relacionados con la sociología del medio ambiente y procesos de innovación sociomaterial. Entonces, más en concreto, la construcción sociomaterial de la sostenibilidad, que creo que es un tema que digamos, perfectamente compatible con la perspectiva de las dos blancas, digamos. Pues esto, no os robo más tiempo, que creo que va a ser una tarde bastante apretada, me imagino. Y pues os mando un saludo. Muchas gracias. Nicole. Y buenas tardes a todas y todos. Perdón, no quería quitarle la palabra a Asunta y Ramón, simplemente ha sido un problema de cómo gestionar las cosas a distancia. Y nada, siento mucho no poder estar ahí con vosotras, pero tenía clase esta mañana y mañana tendré clase también, así que si no, hubiera cogido el primer vuelo para venir ahí y estar con vosotras. En primer lugar, muchas gracias a Ángeles, a la directora y a la Academia por acoger y hospedar la primera edición del ciclo de encuentros titulado Diálogos en torno a los SDGs, diseño, investigación y el desafío de lo más que humano, diseñado con el propósito de fomentar la creación de redes, como dijo Ángeles también, entre investigadoras, diseñadoras y artistas de España e Italia en torno a los estudios sociales de ciencia y tecnologías y en particular en torno al papel de la tecnociencia en sociedades más que humanas. Ramón acaba de hablar también del segundo encuentro. Muchas gracias, por supuesto, también a la Oficina Cultural de la Embajada de España e Italia y a Asunta y a la Asociación STS Italia por impulsar este ciclo de encuentros junto con la Academia. Y gracias a todas las ponentes que aceptaron nuestra invitación para participar hoy al primero de estos encuentros titulado Diseño y STS, Experimentaciones Pedagógicas en España e Italia.
En los últimos años se ha establecido un diálogo intenso y sistemático entre las disciplinas del diseño y los estudios sociales de ciencia y tecnología, como dijo también Ángeles antes. De hecho, los STS han empezado a recurrir a la inventiva metodológica del diseño, ampliando los repertorios etnográficos. Y la arquitectura y el diseño están mostrando un creciente interés por el enfoque conceptual y descriptivo de los STS sobre los procesos materiales y sus políticas. Esto hizo que surgiera una interesante agenda experimental en la intersección de estos dos campos, que también se extendió al ámbito pedagógico. En el campo del diseño, en particular, se planteó este reto. ¿Cómo puede este diálogo influir y redefinir la formación de las futuras arquitectas, diseñadoras, ingenieras y urbanistas? Pues en respuesta a esta pregunta, en los últimos años se han llevado a cabo varias exploraciones conceptuales y prácticas en cursos de diseño y proyecto arquitectónico. Estas exploraciones han pretendido cuestionar el pacto modernista de utilidad social, que considera a las diseñadoras y arquitectas responsables de crear soluciones a través del diseño de objetos, tecnologías y espacios, y en cambio han reinterpretado el diseño como agente de problematización. Esas experiencias pedagógicas se desarrollaron especialmente en España, desde donde se extendieron luego a otros países europeos, gracias también a la diáspora de investigadoras españolas, mientras que en Italia, en cambio, los experimentos en este campo han comenzado más recientemente. El objetivo de este encuentro, por tanto, es establecer una conexión entre estas diferentes experiencias, como dijo también Ángeles antes, mostrar su potencial y contribuir a su posterior recepción y difusión. Bueno, dejo ahora la palabra al vice que presentará el programa de hoy. Grazie, Nicole. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Sì. Allora, io sono, come già stato detto, Alvise Mattozzi, sono un ricercatore del Politecnico di Torino e insieme a Nicole, Ramon, Gianluca, Assunta, sono tra gli organizzatori, grazie appunto all'appoggio dell'Accademia d'Espagna, di questa serie di incontri. Oggi interverrò anch'io, ma innanzitutto presenterò i vari relatori e le varie relatrici e vi dirò un po' come funzionerà questo incontro di oggi. Allora, magari vado in ordine. Dopo di me doveva intervenire Tomás Sánchez Criado, che però, come è stato detto, non potrà esserci per una emergenza, niente di grave, ma in qualche modo che gli impedisce di essere, sarebbe stato online, comunque gli impedisce di intervenire, ma parte del suo intervento verrà fatto da Nicole Rispoli, che abbiamo appena sentito parlare, e Nicole è un'architetta che si è però appena finito un dottorato in filosofia, però sul tema proprio della relazione fra STS e architettura, in particolare il ruolo dell'etnografia e come ripensare un certo modo di fare l'etnografia può contribuire a ripensare anche la pedagogia dell'architettura. Quindi lei ha lavorato con Tomás Sánchez Criado a Berlino e quindi lei sarà la prima a intervenire. Dopodiché avremo il gruppo degli ospiti che sono qui presenti e che ringraziamo per essere venuti a Roma dell'Università di Alicante, quindi Miguel Mesa del Castillo, che è qui di fronte, che è architetto, ricercatore e professore presso il Dipartimento di Progettazione Architettonico dell'Università di Alicante, ed è membro del comitato consultivo della rivista digitale Investigazione, Innovazione in Architettura e Territorio. Poi insieme a lui interverrà Enrique Nieto Fernandez, che è docente coordinatore dell'area di progettazione architettonica, sempre chiaramente presso l'Università
città di Alicante ed è responsabile del gruppo di ricerca Proyectos Architectónicos Pedagogías Críticas Políticas Ecológicas y Prácticas Materiale. E con loro interverrà Esther Ghisbert Alemani, che è specializzata in antropologia sociale all'Università di Aberdeen ed è assistente alla cattedra di progettazione architettonica dell'Università di Alicante. Ed è honorary research fellow di un progetto di ricerca con Tim Ingold, ma è stata un po' in molti posti in Europa occupandosi dell'interazione fra antropologia e architettura. Dopodiché la prima parte sarà conclusa con un intervento di Gianluca Burgio, che è professore associato di progettazione architettonica presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università Core di Enna e appunto recentemente ha curato un libro di Andrés Haque che abbiamo presentato qui in autunno, ma è stato ha insegnato anche per lungo tempo in Spagna ed è stato anche ha partecipato anche alla Biennale di Architettura dove ha portato alcuni dei suoi progetti. La prima parte si concluderà, che sarà, come capite, dedicata di più all'architettura, si concluderà con un intervento di Assunta Viteritti, che l'avete vista qui prima, che è professoressa alla Sapienza di Sociologia, si occupa di relazioni fra STS e pedagogia e educazione, ma anche questioni di genere e poi diciamo l'apprendimento in ambito scientifico. E questa sarà la prima parte, poi ci sarà un breve spazio per delle domande riferite specificatamente a questa sessione. Poi ci sarà una seconda parte in cui interverrò io e Dario Mangano, che invece è professore ordinario di semiotica all'Università di Palermo e che è anche presidente dell'Associazione Italiana di Semiotica e che insegna anche nella facoltà di design e ha recentemente curato insieme a Ilaria Ventura un libro di una raccolta di scritti di Bruno Latour che si intitola in italiano Politiche del design, che è una raccolta di scritti sul design. Io e poi interverrò io e noi interverremo appunto più appunto sul design del prodotto che sull'architettura. E poi ci sarà un intervento sempre di Assunta, diciamo, di commento, di discussione e poi si aprirà la discussione più generale. Quindi invito Micol a rimettersi in linea e a fare l'intervento per lei e per Tomás Sánchez Criado, che in realtà poi non vi ho presentato, ma insomma è professore, è antropologo, sì. Professore alla Humboldt Universität di Berlino e si occupa della relazione fra, diciamo, etnografia urbana e STS e architettura. Ok, Micol. Io terrò i tempi. Sì. Ok. Grazie mille, Elisa. Allora, come già anticipato, insomma, poiché Tomás non è qui con noi, proverò a riassumere un po' nella mia presentazione quanto voleva dire lui. Chiaramente perdonatemi se la mia presentazione non avrà lo stesso livello di precisione della sua. Allora, insomma, con la presentazione di Tomás iniziamo a vedere come concetti, nozioni e metodi forniti dagli STS sono stati utilizzati e vengono ancora utilizzati sperimentalmente e a loro volta trasformati ed estesi in spazi pedagogici per articolare diverse idee della pratica architettonica e della sua dimensione politica e in particolare diversi modi in cui la sfida più che umana, vedremo diversi modi in cui la sfida più che umana è stata e viene ancora accolta in architettura e il modo in cui il ruolo tradizionalmente attribuito agli architetti viene trasformato.
Dunque, in particolare mi focalizzerò su alcuni esperimenti pedagogici di cui voleva parlare appunto Tomás, sviluppati da lui insieme a Ignacio Farias e ad altri colleghi e colleghi presso l'Università Tecnica di Monaco tra il 2015 e il 2017. E in breve questi esperimenti, come appunto affermano i due antropologi, sono dei tentativi sperimentali per reimparare il progetto o il design, facendo in modo che gli STS operino o lavorino insieme all'antropologia dentro e attraverso la pratica del laboratorio di progettazione. E in particolare questi esperimenti miravano a utilizzare concetti propri appunto degli STS come rete, cura, sistemi sociotecnici, democrazia tecnica o cosmopolitica per stimolare altri modi di praticare l'architettura che vadano oltre l'idea espertocratica di fornire delle soluzioni. In particolare il laboratorio dai due antropologi, il laboratorio di progettazione, è stato inteso come uno spazio in cui risuonano alcuni modelli pedagogici in cui sono centrali dei concetti quali appunto emancipazione e democrazia, sviluppati durante il XX secolo, come quelli di John Dewey, Paulo Freire o Jacques Rancière. E appunto in particolare le trasgressioni disciplinari così come le definiscono Tomás Sánchez Criado e Ignacio Farias, attuate in questi esperimenti, si ispirano al maestro ignorante di Rancière, il cui principio radical democratico consiste nel suscitare le risposte, quindi l'intelligenza da parte degli studenti, ed evitare relazioni asimmetriche tra loro e i professori, tra loro e gli insegnanti. Dunque, in questo senso, gli studenti e gli stessi insegnanti si trovano di fronte a situazioni di incertezza, non sapendo quali sono i risultati finali del loro lavoro. E questa prospettiva, tra l'altro, si ricollega anche alla comprensione alla concettualizzazione, all'interpretazione di Michel Serre del termine pedagogia, che etimologicamente significa il viaggio dei bambini. Pedagogo era lo schiavo che accompagnava un bambino nobile a scuola, lasciando la loro casa, i bambini diventavano quindi esposti. Quindi c'è questa idea di esposizione e di emancipazione, che è propria dei loro esperimenti pedagogici. Non vi è un apprendimento senza un'esposizione. Adesso andremo a vedere cosa intendono i due antropologi per esposizione. Dunque, il loro presupposto iniziale era che una ridefinizione programmatica del progetto in architettura non comporta solo il disimparare a praticare, ma anche un impegno a rieducare i futuri progettisti. E i loro esperimenti, che ruotavano intorno a particolari sfide più che umane, erano volti a esplorare il significato e le prospettive della democrazia tecnica per la formazione dei futuri architetti. E in particolare in contrasto con la concettualizzazione della democrazia tecnica propria di Calnon, Lacium e Barthes, Tomás Sánchez Criado ed Ignacio Farias hanno segnalato la necessità di passare da rendere esperti i non esperti a una risensibilizzazione degli esperti. Ora andremo a vedere nel dettaglio cosa significa. E in particolare una serie di dibattiti pubblici che hanno loro stessi organizzato e tenuto nel 2016 sotto il nome di Participatorium, hanno appunto, che sono stati incentrati su progetti concreti che potessero in qualche modo ridefinire il significato della partecipazione nella pratica architettonica e urbanistica, avevano la seguente premessa. La democratizzazione del processo decisionale tecnico non richiede semplicemente che i cittadini o i laici diventino esperti. Ancora più importante, ha bisogno che gli esperti, professionisti del settore privato e pubblico, diventino consapevoli dei limiti della propria expertise e si aprano ad altre forme di sentire e conoscere. Questa era l'idea centrale alla base degli esperimenti pedagogici di cui vi parlerò a breve. Dunque, in questa luce hanno promosso la democrazia tecnica attraverso dei brief sperimentali in aula per esplorare collettivamente dei modi alternativi di praticare l'architettura. E a questo scopo, oltre che trarre ispirazione dall'approccio radical democratico di Rancière, hanno scelto di evitare dei metodi di insegnamento convenzionali basati su concetti e letture discorsive, per utilizzare piuttosto modalità più esperienziali, che andremo a vedere.
sono state create delle situazioni, delle particolari situazioni, stimolanti e radicali di apprendimento collettivo in cui sia gli insegnanti che gli studenti hanno potuto sensibilizzarsi a ciò che potrebbe significare progettare in un modo totalmente diverso. Più specificamente, l'obiettivo principale di questi laboratori di progettazione era quello di mettere in crisi i modi di progettare e la comprensione classica di ciò che può significare la partecipazione in architettura. Da qui il nome complessivo, tra l'altro, per questa messa in crisi, il nome complessivo attribuito a questi tre corsi di progettazione, Design in Crisis, hanno appunto inteso organizzare e promuovere una serie di esperienze che potessero permettere loro, citando Bruno Latour nel suo testo famoso del 2004, di imparare ad essere affected, ovvero influenzati, colpiti, mossi da altre entità, umane e non umane. E quindi il loro obiettivo era far capire come in alcune situazioni occorre che i progettisti si allenino a diventare un altro tipo di progettisti. Infatti tutto questo era inteso a minare le forme egemoniche di expertise e a bloccare o annullare, come afferma Frances Crealo, esplicitamente la particolare reattività delle modalità di ragionamento architettonico proprio di un approccio umanitario alla pratica progettuale. Più che trovare una soluzione, agli studenti è stato chiesto di articolare accuratamente il problema, aprendo così il processo di progettazione, così da trasformarlo in una speculazione attenta, volta a far luce su cosa e chi è stato potenzialmente messo da parte o lasciato indietro nel processo di progettazione. Dunque, questa crisi, fondamentalmente, secondo i due insegnanti, potrebbe essere generata attraverso delle particolari situazioni che definiscono ossimoriche o paradossali. Infatti questi corsi avevano l'obiettivo di generare degli ostacoli o delle difficoltà che potessero forzare la riflessione e far emergere diverse possibilità di praticare l'architettura. Nel laboratorio, per esempio, intitolato Designing Crisis Number One, Redesigning Emergency Design, il compito assegnato, il brief sperimentale assegnato agli studenti, inizialmente era quello di progettare... Nicole, scusa un attimo, tu hai cambiato slide per caso? No, ancora no. Ancora no. Ok. No. Passerò dopo con le slide che mostrano a partire dal secondo esperimento. Ok. Il compito assegnato in questo laboratorio di progettazione era quello di progettare una soluzione architettonica per affrontare la crisi dei rifugiati siriani in Germania. Dopo aver sviluppato una prima soluzione, ci si aspettava appunto che gli studenti entrassero in contatto diretto con questi rifugiati e facessero appunto ricerche con le persone direttamente colpite da questa crisi. Ma una volta in cui hanno iniziato a intervistare delle persone reali e organizzare quindi forum di discussione, a consultare amministrazioni pubbliche e funzionari, gli insegnanti, Sanchez Crealo e Farias, hanno messo in crisi non solo le loro precedenti soluzioni, ma anche le promesse stesse del loro approccio umanitario alla pratica progettuale. Infatti non erano affatto interessati, i due insegnanti, a soluzioni architettoniche convenzionali, e hanno stimolato gli studenti a sperimentare dei metodi inventivi per mappare la questione, impegnandosi direttamente con le persone stesse. Quindi il prototipo finale di questo, di questo laboratorio che hanno sviluppato i ragazzi è stata una sorta di, il loro progetto finale è stato un prototipo per una cabina di raccolta informazioni dotata di un'applicazione da collocare in siti urbani chiave per i rifugiati. Quindi l'obiettivo non era quello di progettare una soluzione, ma progettare effettivamente il processo per raccogliere informazioni, includendo direttamente gli attori coinvolti, quindi di visualizzare il problema in maniera appunto efficace. Mentre invece, passando al secondo laboratorio organizzato del ciclo appunto di laboratori Design in Crisis, il secondo si intitola Design in Crisis 2, Coming to Our Senses, e appunto che ha tratto ispirazione dall'esperienza di Thomas Sanchez Crealo con gli attivisti dell'accessibilità
Infatti non è stato detto prima, ma Tomas ha una grande esperienza nel campo, appunto, ed è molto interessato, diciamo, al campo dell'accessibilità, diciamo, dei diritti per l'accessibilità nell'ambiente urbano, e ha dedicato a questo tema molte delle sue ricerche e il suo lavoro. Questo corso Design in Crisis si ispira direttamente alla sua ricerca appunto con gli attivisti dell'accessibilità, e ha cercato di sfidare radicalmente gli effetti di esclusione delle pratiche e delle tecniche oculocentriche della progettazione architettonica. L'idea infatti era quella di trovare un modo ancora più radicale per impedire agli studenti di ricorrere alle loro capacità creative e agli strumenti convenzionali per raggiungere e proporre una soluzione. Qui per esempio ho riportato un'immagine che appunto è presente in uno dei suoi articoli, che racconta un'esperienza di sopralluogo fatto con alcuni rappresentanti di una, diciamo, un'associazione di attivisti per l'accessibilità, in cui mostrano come uno dei progetti di design inclusivo più comuni presenti nei nostri spazi urbani, che è quello della strada condivisa, Shared Street, può essere appunto fondamentalmente molto problematico e tutt'altro che accessibile. Vediamo infatti che qui ci sono ad esempio due tipi di materiali differenti che segnalano appunto due diversi percorsi, quindi accessibili a diversi tipi di persone. Vediamo però che al cambiare di agenti atmosferici, quindi ad esempio con la pioggia, qui un attivista ha semplicemente bagnato questo pavimento con un po' di acqua, il colore tra i due materiali, il contrasto di colore diventa molto meno marcato. Questo quindi crea dei problemi, è fortemente problematico per gli ipovedenti, perché con la pioggia appunto non sono più in grado di riconoscere questo forte contrasto di colore, di riconoscere qual è, diciamo, il percorso a loro accessibile. Nicole, scusa, sì. Hai 2 minuti per l'intervento di Tomas, giusto per... Cerco di andare rapidamente. Quindi il compito assegnato agli studenti non era quello di progettare qualcosa per i ciechi, né agli studenti è stato chiesto di agire empaticamente come se fossero ciechi, un approccio convenzionale fortemente criticato perché tende a amplificare gli effetti della menomazione. Piuttosto la cecità in questo, l'essere cieco, la cecità in questo esperimento è stato trattato come un metodo assunto per mettere in crisi le pratiche e le tecniche oculocentriche degli studenti. Nella prima fase del corso sono stati effettuati alcuni esperimenti sensoriali per esplorare la comprensione multisensoriale dello spazio e imparare a non vedere, così lo hanno definito gli antropologi, e tra questo vi erano appunto delle passeggiate bendate, dopo le quali gli studenti hanno dovuto rappresentare il loro percorso in modi non euclidei, e registrazioni collettive degli odori di una strada, che sono stati poi trasposti in modelli tridimensionali. Però il compito finale prevedeva la prototipazione di un toolkit per un architetto cieco, che potesse allenare gli studenti a praticare l'architettura in modo multisensoriale, quindi ad essere sensibilizzati a ciò che potrebbe significare vivere lo spazio come diversi tipi di corpi. E quindi è stata posta una grande enfasi anche sulla documentazione dell'intero processo, per permettere agli studenti di riflettere sulle diverse questioni che hanno incontrato durante, diciamo, il loro percorso e sulle scelte che hanno fatto. Quindi l'obiettivo dell'esperimento era quello di permettere agli studenti di divenire sensibili attraverso l'esperienza a ciò che significa abitare lo spazio come diversi tipi di corpi, tenendo anche conto, tra l'altro, che la formazione all'accessibilità nei programmi pedagogici nelle scuole di architettura è piuttosto rara o comunque trascurata. Il toolkit nella sua versione finale si chiamava il Manual CAD e non era destinato quindi a fornire una soluzione, come appunto accade convenzionalmente nel progetto architettonico, ma piuttosto a funzionare come un dispositivo di riapprendimento per far sì che gli studenti acquisissero consapevolezza su diverse forme di conoscere, su diverse forme di conoscenza potenzialmente escluse. E l'obiettivo invece, cerco di andare rapidamente, purtroppo dovendo improvvisare non ho potuto calcolare bene i miei tempi. Allora, l'obiettivo invece del terzo e ultimo corso, che si intitola Design in Crisis 3, Sensing Like an Animal, è stato quello di invitare gli studenti ad avvicinarsi agli animali come partner epistemici,
per ripensare la pratica architettonica, prendendo così sul serio le loro capacità e nel tentativo di progettare con loro. È stato quindi un esperimento radicale, piuttosto che per loro o a partire da loro. La prima parte del corso ha ruotato intorno a esperimenti sensoriali progettati per permettere agli studenti di capire e interagire con il paesaggio urbano come un animale, come se fossero animali. In particolare gli animali scelti sono stati, come guide, sono stati delle formiche, dei cani e dei castori. E una cosa importante però che è bene sottolineare, piuttosto che tentare di simulare o sostituire l'esperienza animale con quella dell'architetta, lo scopo era di permettere agli studenti di imparare delle forme alternative di pratica spaziale, ovvero di vivere lo spazio. In una fase successiva, il terzo animale studiato, ovvero il castoro, è stato scelto invece per formulare il brief sperimentale del corso, poiché era stato recentemente reintrodotto nel bacino del fiume Isar a Monaco e accolto come un esperto di biodiversità per la sua capacità, la capacità di questo animale di intervenire e costruire materialmente degli spazi ospitali per numerose altre specie. Il brief chiedeva agli studenti di lavorare su una proposta, diciamo fuori termine, per un concorso pubblico scaduto perché si era svolto nel 2003, per la rinaturalizzazione del bacino del fiume Isar. E in particolare in questo progetto gli studenti dovevano lavorare con i castori in modo da immaginare una pratica architettonica più che umana e multispecie. Questo era l'obiettivo del brief sperimentale. Dopo una serie di discussioni e incomprensioni, perché chiaramente il brief ossimorico era altamente complesso e vi era una difficoltà oggettiva nel lavorare con un partner così ontologicamente distante, il brief è stato riformulato ed è stato chiesto agli studenti di considerare i castori piuttosto come clienti, in particolare di progettare un contratto che li autorizzasse a progettare per conto loro. E questo contratto, tuttavia, piuttosto che essere un documento scritto, avrebbe potuto essere un oggetto che stabiliva un legame materiale tra le varie parti, ovvero tra umani e non umani, tra umani e castori. Nel formulare questa richiesta, i due antropologi si sono ispirati alle riflessioni di Serre, che probabilmente conoscerete, nel suo libro Il contratto naturale, in cui il filosofo indaga le origini materiali della parola contratto, concentrandosi sulla figura egizia degli arpenodatti, che sono appunto che erano i funzionari reali che, dopo le inondazioni del Nilo, con delle funi di corda segnavano il territorio e ristabilivano i rapporti di proprietà. Quindi, a quel punto il corso ha iniziato a ruotare intorno alla progettazione di un toolkit, un'altra volta, cioè una serie di dispositivi materiali che potevano funzionare come un contratto. E i dispositivi progettati dagli studenti comprendevano una tuta da castoro, pensata per avvicinarsi ai castori e capire come si relazionano con l'ambiente, e una tuta da collega del castoro, insieme ad altri, poi ad altri strumenti di negoziazione, pensata per collaborare con loro nella costruzione di una diga. Durante la progettazione di questi dispositivi, ciò che è diventato evidente sia per i professori che per gli studenti è che un tale contratto di coprogettazione potrebbe di per sé costituire la loro proposta tardiva per il progetto di rinaturalizzazione del fiume Isar. Pertanto, ti chiedo di chiudere questa parte e di passare al tuo intervento, perché sennò... D'accordo, questo è stato il mio intervento. Hanno progettato una serie di protocolli su come utilizzare ciascuno degli strumenti e la progettazione della River Biodiversity Union, un'istituzione di cogestione creata per garantire l'attuazione di questo piano di collaborazione e di coprogettazione multispecie, per farla breve. Spero di essere stata esaustiva, però è stato abbastanza complesso riassumere tutto quello che ho detto Massimo in breve. Passiamo invece all'esplorazione a cui abbiamo lavorato insieme, Tommaso ed io, e per questo, non so se vedete bene perché dà un po' fastidio tutto questo, ecco. Allora, prima di entrare nel merito dell'esplorazione fatta insieme, faccio un brevissimo accenno al mio lavoro di tesi di dottorato, intitolata Architecture in Crisis, Experiments with Participation and the Challenge of Modern Human Worlds, che ho discusso lo scorso novembre e di cui Tommaso, come non so se saprete, è stato il mio co-tutor, in modo da farvi capire come è nata la nostra idea e come si inquadra nel mio percorso di ricerca. Dunque, diciamo, nella mia esposizione ripeterò molti dei concetti che, diciamo, di cui ho parlato già prima durante la presentazione in cui ho sostituito Tommaso, ovviamente. Il mio lavoro è emerso dalla volontà di
analizzare criticamente uno scenario disciplinare molto diffuso alla base della formazione degli architetti. Premesso che vi sono un attimino soltanto che non sembra funzionare. Ecco, premesso che vi sono molti modi di essere architetta o architetto, diciamo per argomentare criticamente, tra l'altro inizio con l'indice del secondo capitolo, vi è comunque da riconoscere che tradizionalmente gli architetti sono formati come figure dotate di particolari competenze tecniche creative, in grado di produrre, grazie a tale expertise, delle soluzioni ottimali in termini di oggetti e spazi. Quindi viene ad essi attribuito un ruolo soluzionista, peraltro spesso esercitato in vista di un'idea generica di bene comune, in accordo a particolari disposizioni tecnico-normative, fondate ancora per lo più su un punto di vista maschile, bianco, eteronormativo, eurocentrico, abile e coloniale. E ciò comporta che diverse voci e necessità e contingenze specifiche vengano spesso trascurate e quindi comporta di fatto un'esclusione delle differenze. Quindi un tema quindi che ha assunto rilevanza centrale nel mio lavoro di tesi è, un attimo solo se riesco ad andare avanti con le slide, la partecipazione in architettura. Per farla breve, dopo aver analizzato una serie di riflessioni ed esperienze passate più recenti che hanno costituito un primo tentativo di comprendere cosa significhi aprire il campo dell'architettura, generalmente dominio di esperti e la partecipazione di altri e diversi attori, il campo degli STS mi ha permesso di riformulare il significato della partecipazione in architettura in modo radicale. Prima di tutto, gli STS complessificano nettamente le parti in gioco, suggerendo una prospettiva più che umana ed evocando quindi una molteplicità ontologica che non rivendica semplicemente il ruolo dei non umani, questo è bene precisarlo, ma anche i diversi e molteplici modi di essere umano. Si sono poi rivelate fondamentali alcune posizioni femministe nell'ambito degli STS. La cosmopolitica di Isabel Stengers invita a favorire situazioni che possano destabilizzare continuamente le versioni predefinite di mondo comune, quindi di comunità, di bene comune o di chi e come partecipa al progetto, proponendo un impegno etico-politico a tener conto di tutte le parti eterogenee e senza perdere di vista eventuali vittime. E a tal proposito il concetto di materia di cura di Maria Puig della Bella Casa segnala la necessità di considerare parti e questioni trascurate, dando voce ad attori umani e non umani che potrebbero non essere in grado di esprimere le proprie necessità. Una cosa interessante è che solitamente, seguendo la sua intenzione di dare voce, il progetto partecipativo implica e reclama un certo tipo peculiare di agenza. Ma cosa accade quando non vi è voce? O meglio, quando non vi è una voce che possa essere identificata con un tipo di soggettività normativa che un utente dovrebbe avere? Oltre ad alcune esperienze progettuali, quindi, ho esaminato le sperimentazioni pedagogiche all'intersezione di STS e architettura sviluppate nei laboratori di progettazione da Tomás e Ignacio Farias presso l'Università di Monaco e tra l'altro anche quelle sviluppate, a cui tra l'altro loro si sono ispirati, sviluppate da Esther, Enrique e Miguel ad Alicante. Al di là del patto modernista di utilità sociale, come dicevo anche prima, che considera i progettisti creatori di soluzioni, queste esplorazioni reinterpretano il progetto come agente di problematizzazione. E la serie intitolata Design in Crisis, come appunto ho raccontato prima, proponendo particolari sfide più che umane, ha provocato una crisi nei metodi e nei mezzi convenzionali di progettazione e nei modi in cui la partecipazione è solitamente intesa, con l'obiettivo di reimparare concetti e pratiche spaziali da attori umani e non umani convenzionalmente trascurati. Avendo letto di questi esperimenti, per farla breve, mi sono quindi recata a Berlino per un periodo di ricerca con l'intenzione di parteciparvi. Ma Tomás e Ignacio erano entrambi passati da un dipartimento di architettura a uno di antropologia. Dopo varie discussioni, Tomás ed io abbiamo quindi deciso di impegnarci in un esperimento in cui mi avrebbe aiutato a vivere lo stesso tipo di esperienza, intraprendendo una particolare esplorazione congiunta verso modalità non convenzionali di pratica architettonica, nuovamente ispirandoci a Ranciere e a Serre. Rispetto però agli esperimenti sviluppati a Monaco, non eravamo in quel momento in uno spazio pedagogico formale con l'obbligo di ottenere dei crediti e quindi si è resa tra noi necessaria una negoziazione, la ricerca di un tema la cui conoscenza da parte di Tomás potesse coinvolgermi in un esperimento fattibile senza l'appoggio istituzionale di un dipartimento di architettura. E data la sua esperienza di cui parlavo prima nel campo dell'accessibilità nel campo dell'attivismo per l'accessibilità urbana, si è offerto di condividere con me il suo interesse per questioni legate alla diversità corporea e al suo impatto in architettura.
Prima di tutto abbiamo esplorato il modo in cui designer e architetti solitamente rispondono alla sfida di accogliere la diversità corporea negli ambienti urbani. In generale, il progetto accessibile viene solitamente ricondotto ad una modalità di inclusione attraverso la produzione esperta di normative, oggetti e interventi urbani. L'impatto dell'attivismo per i diritti dei disabili ha portato a una transizione da soluzioni speciali per bisogni speciali, con un'etica riabilitativa alla base, a quelle universali, che integrano le questioni legate all'accessibilità in ogni progetto architettonico e nei nostri spazi urbani. Infatti, quest'ultimo approccio, tra l'altro, nonostante il suo apparente potenziale democratico, ritrae i progettisti come creatori di soluzioni ed è fortemente problematico, come se i problemi, i bisogni e le esperienze fossero già noti, ricorrendo a categorizzazioni biomediche, iscritte in regolamenti e codici, e a comprensioni euclidee dello spazio, che non riescono a catturare la complessità della forma corporea e le molteplici interazioni appunto di ogni singolo corpo nello spazio. Nella nostra ricerca, poi, tra l'altro, una contingenza particolare ha aperto una possibilità interessante, poiché io a Berlino vivevo con una famiglia, uno dei cui membri, Moritz, è neurodiverso. Coinvolgendoli, abbiamo deciso di esplorare quali nuove possibilità la neurodiversità potesse aprire all'architettura. Più precisamente, come Moritz, le sue pratiche spaziali e quelle della sua famiglia potessero offrirci spunti per una pratica architettonica influenzata dalla neurodiversità. Termini come neurodiversità e neurodivergente sono stati inventati dalle persone autistiche per opporsi alla neurotipicità, legata a un contratto di capacità che stabilisce chi deve essere trattato e chi no come soggetto o come cittadino. Ciò che è interessante è che questi termini, come neurodiversità e neurodivergente, consentono di tener conto di modalità di percezione e soggettività plurali che aprono l'esplorazione politica, secondo noi, oltre l'egemonia kantiana delle nostre istituzioni moderniste. Ma piuttosto che operare con una definizione chiusa, questo campo è diventato per noi il motore della nostra esplorazione. Infatti abbiamo attinto al lavoro della filosofa Erin Manning, che lo considera una categoria di fuga e movimento piuttosto che di identità e stasi. Abbiamo quindi, prima di tutto, intrapreso una rapida rassegna di progetti che si propongono di creare città attente alla neurodiversità, per riflettere sulle logiche ricorrenti. Tuttavia, nell'esaminarli, abbiamo sviluppato soprattutto osservazioni critiche. Molti esempi hanno rivelato una lettura funzionalista della neurodiversità, come se i problemi fossero già noti, usando comprensioni neurologiche preconfezionate, in termini generici, tra l'altro, senza alcuna attenzione ai soggetti nella loro singolarità e nessun interesse a indagare la loro peculiare spazialità e i loro peculiari modi di vivere. Alcune proposte, sebbene orientate alla partecipazione delle persone neurodiverse, utilizzano dispositivi e approcci simbolici incentrati sul linguaggio, come questionari pronti all'uso. Molte volte utilizzano esclusivamente le esperienze raccontate dai familiari. La sfida, quindi, di ciò che la partecipazione potrebbe significare, ciò che la partecipazione potrebbe significare quando si ha a che fare con persone con minori capacità linguistiche, non sembra essere stata mai affrontata. Nella maggior parte delle proposte l'enfasi è posta sull'aiuto o sul controllo che le persone neurodiverse potrebbero ricevere. Alcuni progetti adottano un approccio empatico basato sull'idea che i progettisti possano stabilire una connessione affettiva e sensoriale con gli utenti. Come racconta Kim Coleman, questo approccio, che tende a essere associato all'uso di simulazioni indossabili da parte dei designer, è molto problematico per una serie di questioni, perché le simulazioni possono portare a una sovraidentificazione, esagerando gli effetti ambientali della menomazione, e il loro uso può rafforzare delle idee stereotipate che non tengono conto di esperienza di vita reali e singolari. In sintesi, quindi, questi aspetti problematici sembrano rivelare un approccio progettuale neurotipico alla neurodiversità. Da queste riflessioni è emersa quindi l'idea di impegnarci in una particolare esplorazione materiale e concettuale. Per la Tour, imparare ad avere un corpo richiede l'invenzione di dispositivi per articolare diverse esperienze che non sono sempre accessibili. Abbiamo quindi pensato di creare un'atmosfera pedagogica che mettesse in primo piano Moritz e i suoi modi di stare al mondo. Per questo abbiamo realizzato interventi e dispositivi materiali che ci permettessero di sfidare le modalità convenzionali della pratica architettonica e di imparare ad essere influenzati dalla pratica spaziale di Moritz. In sintesi, l'esperienza, durata quasi 4 mesi, si è sviluppata in questo modo. Una fase preparatoria, suddivisa in due parti, di cui adesso vi parlerò, o attività.
Da un lato ho intrapreso alcuni esperimenti sensoriali nel tentativo di esplorare modalità alternative di percezione, cercando di ampliare la mia comprensione dello spazio. E per questo abbiamo usato A Practical Guide to Unconscious Reasoning dell'artista Marcus Coates, che è un libro meraviglioso che contiene tutta una serie di esperimenti intriganti e divertenti, come camminare all'indietro in una strada affollata o imparare a sentire il vuoto di una stanza come un pipistrello. E inoltre abbiamo organizzato una passeggiata etnografica guidata da Patrick Biller, all'epoca dottorando presso l'Istituto di Etnologia Europea della Humboldt, e la cui ricerca indaga su come le persone con disagio mentale si relazionano quotidianamente agli ambienti sociali, socio-materiali urbani. Patrick ci ha mostrato il quartiere in cui aveva svolto ricerche etnografiche con queste persone, raccontando storie di come esse vivevano singolarmente le atmosfere urbane in questi spazi. E mentre Thomas documentava l'incontro, mi ha chiesto di agire nel modo in cui un'architetta regolare documenterebbe visualmente un problema. La passeggiata però ha creato un interessante momento di attrito. Mentre Patrick raccontava storie per far emergere tale dimensione singolare degli spazi atmosferici, io avevo difficoltà a rappresentarle visualmente e ne è nata una conversazione sui limiti degli strumenti architettonici convenzionali di fronte alle singolarità delle atmosfere neurodiverse. Poi abbiamo creato le condizioni perché io imparassi dalla pratica spaziale di Moritz, cosa che ho fatto sia stando in diretto contatto con lui che tentando di far sì che i suoi familiari condividessero con me le proprie esperienze spaziali, ovvero i modi in cui si erano adattati a rispondere al modo peculiare di vivere lo spazio di Moritz. Quindi, in contrasto con le relazioni convenzionali di servizio, no? Dove i progettisti si rivolgono a parenti ed etnografi come fornitori di informazioni per proporre quindi soluzioni, Susan, la madre di Moritz, e Julian, suo fratello, hanno agito piuttosto come accompagnatori epistemici, non parlando per Moritz, ma dalle loro esperienze, condividendo con me il loro vissuto diretto. Nicole, due minuti, sì. Quindi ti chiedo di andare verso la... in 2 minuti. Poiché infatti Moritz aveva attivato particolari disposizioni o accordi spaziali e relazionali, hanno dovuto con il tempo imparare a conoscerli e a prestarvi attenzione per facilitarli e per corrispondervi. Ho quindi documentato etnograficamente le caratteristiche e gli usi dell'appartamento di Susan, dove Moritz ha vissuto a lungo, al fine di ricostruire abitudini e far emergere quindi particolari esperienze vissute. Ho mostrato foto, piante e disegni a Susan e Julian al fine di stimolare una conversazione. Sulla loro richiesta li ho seguiti mentre si spostavano da una stanza all'altra, prendendo appunti. Susan ha condiviso con me cose come: se guarda dritto davanti a sé, non può vedere nulla sotto o ai lati, o il contrario. Quando prepara la tavola, sono solita mettere il bicchiere davanti a lui e un po' più lontano, altrimenti non lo vede. Poi riesce a distinguere tra oggetti diversi solo se vi è un forte contrasto di colore. Julian invece mi raccontava particolari come non può fare movimenti fini con le mani, come prendere piccoli oggetti, non può accendere o spegnere questa lampada perché l'interruttore è troppo piccolo. Inoltre ho prestato attenzione a ciò che Moritz stesso mi diceva e ai suoi gesti, cercando di memorizzare e poi trascrivere ciò che apprendevo in forma di testo e schizzi. Per esempio, alcuni appunti: eravamo in salotto e tentavamo di parlare, spesso gira la testa e il tronco quando parliamo, non mi guarda mai negli occhi. Un altro appunto: Moritz è inciampato perché non si è accorto della ciotola dell'acqua di Willy. Per vederla si è piegato in avanti e ha abbassato la testa. Dunque, dopo aver esplorato l'appartamento, collezionato le diverse storie dei suoi parenti e le osservazioni dirette con Moritz, la sfida era fare in modo che ciò avesse un impatto diretto nella pratica progettuale, ovvero come tradurre tali usi atmosferici e quelle singolarità ecologiche nella mia pratica di architetta. E per questo abbiamo iniziato a discutere più specificamente su come prototipare un'altra volta un toolkit per imparare ad essere influenzati o affected dalla pratica spaziale di Moritz, ovvero per imparare a vivere in uno spazio dove il contrasto tra i diversi colori è più sfocato e l'angolo di visuale è più stretto, avvicinarsi a un mondo dove il contrasto tra i diversi suoni sembra essere meno pronunciato, ma anche un diverso rapporto tattile con le cose, dove le abilità motorie fini non sono centrali. Ho quasi finito. I tentativi sperimentali che ho fatto, piuttosto abbozzati direi, includono delle lenti binoculari che incanalano la vista e riducono il contrasto, registrazioni sonore, poi fuse insieme e regolate per sfumare il contrasto tra i diversi suoni, e guanti da lavoro per sperimentare altri modi di toccare e maneggiare le cose. Una cosa importante
questi strumenti non sono stati in alcun modo intesi come dispositivi empatici, riducendo così la sua esperienza e il suo corpo a un modello finito. Piuttosto hanno funzionato come dispositivi performativi e speculativi che avevano lo scopo e l'effetto di attivare ciò che King Coleman definisce variazione percettiva, ovvero espandere i modi di rapportarsi con lo spazio, imparando dai modi di Moritz. Quindi nel tentativo di essere influenzata dalla sua pratica spaziale ho avuto la possibilità di approssimarmi a un tipo di spazialità topologica dove per esempio il colore o il contrasto o la continuità tattile non sono qualità secondarie di una spazialità euclidea altrimenti immutabile, ma la peculiare ecologia in cui Moritz vive. Per concludere quindi, mi fermo, questa esplorazione insieme alle altre, come abbiamo visto, a cui si è dedicato Thomas con i suoi colleghi, ci ha permesso durante il corso della nostra esplorazione di avanzare una proposta provvisoria e speculativa che speriamo possa contribuire ad aprire nuove possibilità per la pratica progettuale e per la sua pedagogia. Infatti ciò che riteniamo possa essere rilevante contro l'ethos riduzionista e soluzionista che è alla base del modo in cui gli architetti e designer operano nella propria attività professionale è la progettazione di condizioni materiali che permettano prima di tutto, operazioni di problem making, di problematizzazione. Mentre la tendenza di molte delle proposte progettuali è quella di progettare per o dare voce a, nel caso di approcci partecipativi appunto, secondo comprensioni e formule preconfezionate, crediamo sia necessario prima di tutto che i progettisti creino delle situazioni pedagogiche come questa, ovvero che progettino particolari condizioni materiali mediante cui imparare ad essere influenzati dalla conoscenza incarnata dei diversi soggetti con cui lavorano, cosa che chiaramente deve essere fatta ogni volta in incontri situati. Quindi nel caso in cui ci si trovi a rapportarsi con soggetti neurodiversi, occorre prima di tutto generare dispositivi che permettano di andare oltre ciò che potrebbe essere considerato immediato e apprezzabile in termini euclidei. Ciò che potrebbe essere necessario quindi è qualcosa che definiamo design prima del design, o per utilizzare un'espressione forse più accessibile, progettare le condizioni per progettare o coprogettare. In questa prospettiva chiaramente il progetto non ruota più attorno alla creazione di soluzioni in termini di oggetti e spazi, ma aiuta prima di tutto ad articolare il problema che abbiamo di fronte in modo adeguato. Ho finito, vi ringrazio, scusate mi sono impiegato più tempo. Che insomma ho dovuto un po' improvvisare con la presentazione di Thomas, scusatemi. Grazie Nicole per questo intervento che appunto ha messo bene in luce diciamo l'aspetto del being affected, being, essere influenzati dalla conoscenza incarnata delle persone con cui si progetta. Inviterei quindi il gruppo di Alicante a sedersi in questo caso dietro la scrivania. Quindi Esther Gisbert Alemani, Enrique Nieto e Miguel Mesa. Avete una mezz'ora. Quindi ve la gestite voi. Sì, insomma.
Hola. Sí. Vale, gracias. Buonasera. Yo me disculpo porque voy a hablar en español. Voy a hacerlo despacito. De volumen no. Intentaré que no. De velocidad. Incluso una parte la voy a leer, que creo que así también me voy a contener más. Ojalá supiera hablar italiano, que es muy bonito. Voy a empezar poniendo unas diapositivas directamente del trabajo del proyecto de Laurea, creo que se llama aquí, de final de carrera de un alumno. Y así empezamos igual que vamos a terminar. ¿Cómo lo pongo en presentación? ¿Lista? Ya voy muy rápido. Vale, y voy a leer un trocito pequeño. Los tres miembros del tribunal nos miramos en silencio mientras Rubén, un estudiante que acaba de presentar su trabajo de fin de grado, apaga el proyector y abandona la sala junto con un par de compañeros y su madre, que también han venido a ver la presentación. ¿Qué hacemos con este trabajo? Nos preguntamos al quedarnos solos, Rubén, los miembros del tribunal. Rubén nos ha compartido un estudio fascinante sobre la arquitectura sobre una construcción precaria y ilegal situada en el centro de una pequeña parcela agrícola del campo de Alicante. Nos cuenta que su abuelo la compró cuando ellos, sus nietos, ya corrían por ahí para que pudieran jugar y pensando en tener algo que hacer después de la jubilación. El trabajo de Rubén, guiado por el tutor Enrique Nieto, ha consistido en explicarnos los materiales y la historia de cada una de las pequeñas fabricaciones y composiciones que ha encontrado en la parcela. Unos viejos bidones de plástico que se usan para almacenar agua o los rastrojos con los que se hace estiércol se explican minuciosamente. Es difícil de entender la banalidad de un lugar como este, al que no miraríamos dos veces al pasar por la carretera. Quizá podamos explicar que el abuelo de Rubén venía de una familia de agricultores, pero que él ha trabajado toda la vida en otra cosa, por lo que esta parcela le permitía recuperar de forma bastarda la ecología de prácticas en la que creció. Que por esta parcela y por el cuerpo y la historia de la vida del abuelo de Rubén ha pasado el desarrollismo que comenzó en la zona de Alicante con el turismo, que recomponiendo las relaciones de los elementos de esa parcela está contando la historia de todo un territorio, que Rubén ha hecho una descripción perfecta de todos los habitantes de la parcela, como propone Bruno Latour en su manual, ¿no?, en Resamblar lo social. Y claro, todos estos argumentos se dan en la discusión del tribunal, que decide finalmente ponerle la máxima calificación. Pero Rubén no da esos argumentos, él solo habla de su abuelo, de las cosas que su abuelo hacía y de lo que su abuelo decía. Lo hace con un cariño y un cuidado infinitos, como si para él cada detalle fuera un vestigio sagrado del paso de su abuelo por la vida. Con lágrimas en los ojos, después de recibir la noticia de que su hijo ha obtenido la mayor calificación posible, la madre de Rubén también nos habla de la tremenda ilusión con que su hijo emprendió su trabajo al poco tiempo de la muerte de su abuelo. Y nosotros abandonamos la sala conscientes de haber perpetrado una transgresión al permitir al abuelo de Rubén convertirse en un referente arquitectónico, pero sin saber muy bien cómo explicar el porqué de esa transgresión, su importancia ni qué hacer con ella. Ahora ya no leo. Empezamos así con esta viñeta etnográfica, un texto en el que revisamos lo que hemos venido llamando durante un tiempo el modelo Alicante de pedagogía del proyecto arquitectónico. En este texto intentamos revisar el modelo a los ojos de ciertos conceptos de los estudios de la ciencia y la tecnología
Bueno, que nos han sido muy útiles para ver qué pasa con esto que os he contado ahora. Yo voy a daros como unas pinceladas porque, bueno, mi trabajo sería como mantener el tiempo e interesaros porque os podemos enviar el artículo si estáis interesados. También hemos traído algunos libros que son con los que va a cerrar Enrique. Entonces yo os lo presentaré un poco y también os introduciré el curso que va a presentar Miguel, un curso de proyectos concreto, ¿vale? Digamos que Rubén es un alumno que ha pasado durante 5 años o 6 pues que tuvo por las clases de proyectos de Alicante y nos ha sorprendido con esto al final. Entonces, esta idea del modelo Alicante la conceptualizó Enrique en su tesis en 2012. Ahora en 2022 pues estamos revisándolo, pero en realidad lo estamos revisando, ya lo veréis con lo que va a presentar Miguel, en cada día, en cada clase. Este modelo se vinculaba con estas primeras experiencias heroicas de desobediencia organizada en la docencia de la arquitectura. Bueno, yo que sé, como la Architectural Association de Alvin Boyarsky o la Cooper Union de Heidu y muchas otras. Para mantener esa idea de disidencia a flote, se necesita un modelo profesional fuerte, normativo y hegemónico contra el que confrontarse y reivindicarse. En Alicante, ¿cómo se ha hecho esa confrontación, esa disidencia? Bueno, pues yo creo que ha habido dos cosas muy interesantes. Una es que se ha replanzado cosas interesantes que explicarían lo que luego nos pasa. Una es que se sustituye el contenido, ¿no? El enseñar ese contenido por la idea de un sistema de prácticas, de cómo estar juntos en clase de formas distintas, ¿no? Hacer disidencia ahí. Y ese contenido, con esta idea del alumno actor, que ya vais viendo cómo van apareciendo estas terminologías, bueno, hacía que se considerara al alumno por su deseo de ser arquitecto ya el primer año, como que su experiencia de la ciudad, del territorio, era valiosa ya para estar al lado de otros referentes arquitectónicos. Ese modelo de oposición, ¿no? De confrontación, fue útil durante un tiempo, ¿no? Para hacer pues muchos años y muchas cosas muy bonitas. Pero llega un momento en el que pierde utilidad, sobre todo cuando el modelo contra el que reaccionamos se desmorona con la crisis que empezó en 2008. Y a mí me gusta decir, ¿no? Como que la arquitectura y el arquitecto se vuelve también un poco más frágil. Lo bonito es que con la experiencia de estos alumnos, actores, se nos había colado a nosotros el amor por su abuelo, ¿no? De Rubén en clase. Que ese amor, lo interesante es que a diferencia del modelo confrontacional, no intenta sustituir unos contenidos o unos protocolos por otros, como presentando una alternativa, sino que, bueno, un poco como lo ha dicho Asunta antes, ¿no? Como que nos da una nueva mirada, un nuevo resguardo para cómo ser sociales, para cómo relacionarnos entre saberes académicos legitimados y otros no tanto, como el del abuelo de Rubén. Entonces, para pensar esta relación, y con esto ya doy paso a ellos, nos ha sido muy útil un desplazamiento que proponen los antropólogos Marisol de la Cadena y Mario Blaser del concepto de commons a uncommons, ¿no? De como de lo común a lo no común, o no sé cómo decir. Bueno, la idea de commons apelaba al acuerdo de que tenemos todos los que estamos aquí o los que estamos en el aula bienes o intereses comunes. Y si hay algún conflicto, se trata de cómo gestionar eso que tenemos en común. En cambio, la idea de uncommons haría referencia a todo aquello que desborda cualquier posibilidad de convergencia pacífica entre mundos heterogéneos. Blaser y de la Cadena articulan esta noción en un contexto como del extractivismo, la indigeneidad andina, pero bueno, también nos lo ofrecen, ¿no? Como un recurso analítico. Y los arquitectos, y más en Alicante, pues somos muy buenos en sacarle punta a estas cosas. Entonces, extendiendo su razonamiento, vemos también que podríamos intentar trabajar con él para ver formas, ver cómo hacemos esas nuevas socialidades entre formas irreconciliables de interpretar el mundo. En nuestro caso, como para ser muy claro,
Si entendemos esa naturaleza de la que hablan Blaser y la cadena como ese gran conjunto irreconciliable con el cual no podemos relacionarnos desde las premisas del proyecto ilustrado, diríamos nosotros que hablar de planificación urbana o de Le Corbusier como un punto de paso obligado para participar en el diseño material de un mejor vivir juntos resulta para nuestros estudiantes tan extraño como lo es para el profesor que el alumno hable del amor por su abuelo. Estas ideas de la inconmensurabilidad vienen de Isabel Stengers, que ella caracteriza, ¿no?, como estas situaciones que convocan a un bien común que no es estable y no es dado, sino que emerge a medida que las prácticas de divergencia negocian si tenemos algo en común o no, aunque no sea el mismo interés, aunque no nos interese por las mismas cosas. En nuestro caso, diríamos que este conocimiento que los estudiantes traen del territorio no es un conocimiento tampoco estabilizado y ya aprendido para siempre, sino que se va haciendo funcionar en el aula de algunas maneras con ese sistema de prácticas como las que os va a enseñar Miguel. Digamos que en esta nueva idea de disidencia que estamos intentando nosotros pensar para ver qué hacemos en un tribunal como el que nos pasa, esta disidencia, pues por un lado se refleja, ¿no?, en el otro, pero la manera que tiene de reaccionar es resistiéndose a todo aquello que pretende englobarlo, clasificarlo o dominarlo. Esta idea de Ancomos nos puede permitir abordar este territorio de Alicante que viene con los estudiantes desde el amor de Rubén por su abuelo, que no se confronta y sirve más para superar. Paro. Entonces, solo quería decir, porque yo no voy a hablar más, que Miguel va a presentar un curso y Enrique un libro en el que nos preguntamos que no es tanto qué vamos a hacer nosotros para poder incorporar a Rubén a la arquitectura, ¿no?, como nosotros ya estábamos en ella o algo así, sino qué va a hacer Rubén con ello después, ¿no?, y si va a seguir queriendo hablar con nosotros de ello. Y yo ya me callo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Aquí se me chupa a ¿Ahora? Ah, claro. Hombre, ahora sí. Vale, pues esto lo puedo apartar un poco más, ¿no? Ok. Te entero de hablar en italiano, aunque se lo parlavo medio, prima. Pero, mi scusa. Ok. La prima cosa che vi voglio raccontare è un po' quale idee, che elementi di lavoro mettiamo in pratica quando abbiamo un corso, semplicemente un corso di progettazione, un corso di disegno. I nostri corsi, i corsi in cui io sono coinvolto, non sono corsi di teoria, quindi non è prevista un corpo teorico e poi un'applicazione del corpo teorico, ma piuttosto la teoria è qualcosa che emerge man mano che il corso va avanti. Per cui queste statements, questi obiettivi che vi faccio vedere molto velocemente, sono idee che non sono dichiaratamente, lo studente non è consapevole di star lavorando su queste idee veramente, no?
le prime che significa tenere una prospettiva tecnosociale, perché non dobbiamo separare quello tecnologico, la dimensione tecnologica e quella sociale, e qual è il ruolo principale dell'architetto, che noi interessa anche per stabilire certe resistenze verso il modo in cui la nostra professione, il nostro lavoro è stato ereditato dall'illustrazione, dall'illuminismo. Dopo parliamo anche di assemblee. Tentiamo di smontare l'idea di contesto, nel senso che non c'è più per noi un contesto, ma piuttosto un insieme di catene, di relazioni, di associazioni, di elementi, di entità diverse che performano molte volte in modo contingente. Anche lavoriamo per smontare l'idea di scala, perché sappiamo che queste reti performano a scale diverse a secondo il momento, il luogo, eccetera, in cui si osservano. Anche tentiamo di parlare di risorse di mercato parlamentario, anche spieghiamo in qualche modo sempre sul lavoro, sempre sul workshop, sempre lavorando, facendo delle cose, che vuol dire pensare il mondo come laboratorio. La relazione, il rapporto tra la dimensione tecnica e la dimensione politica e le estetiche che li accompagnano, che vuol dire lavorare con mediazioni tecnologiche, e poi che vuol dire passare, come direbbe Latour, de lì, lo dico in spagnolo, che questo mi costa, asuntos de hecho a los asuntos de preocupación, che un poco le persone che sono abituate a queste questioni ce l'hanno molto chiare, però vale la pena un po' spiegarli, no? Da un lato sarebbero l'architetto di Ayn Rand, l'architetto eroico, l'architetto che fa, che risolve, eccetera, un architetto di un solo pezzo. D'altro lato c'è Nina Cacciadurian, che tratta di lavorare con gli aragni. Vabbè, non mi fermo molto, però questa sarebbe un po' il marco di lavoro dei nostri corsi. Vado molto veloce perché ho 4-5 minuti in più. Il corso o i corsi diversi sono disegnati per studenti molto giovani, in genere di secondo anno, terzo anno massimo. È un corso molto, diciamo che ha una sequenza di lavoro molto, molto chiara, anche se questa sequenza non è anche qualcosa che si impone dall'inizio, ma è molto elastica nel tempo. Prima di tutto facciamo una selezione di un caso di studio. Deve essere un caso di studio che possa essere situato, quindi deve essere qualcosa che c'è sul terreno in cui dobbiamo poter andare a osservare, possiamo fare delle interviste, possiamo prendere delle mostre e possiamo lavorare proprio sul posto. Quindi facciamo una detezione prima di quella rete, una selezione di questi oggetti di studio e qual è l'ecosistema relazionale che possiamo osservare in questo luogo. A continuazione facciamo un catalogo sia di agenze, diciamo di attanti come di agenzie, il modo in cui queste entità diverse entrano in relazione o in associazione e come tra loro performano. E a continuazione trattiamo di discutere quali sono le differenti crisi, controversie o sfide che questo luogo ci presenta. Non mi fermo molto a dare diciamo riferimenti bibliografici, sì, però chiaramente qui Geneva è un riferimento importante. Poi facciamo una parte che è un piano di intervento, quindi il nostro lavoro non è un lavoro di un disegno di un pezzo, ma un modo di intervenire quell'ecosistema relazionale in modo che abbia la possibilità di evoluzionare verso una versione più interessante o più giusta o che ci sembra
che fa vedere in qualche modo un'intervenzione su quelle crisi. Poi un disegno di, quella, di, quelli, di, quelle, di quel piano di intervento e alla fine facciamo un lavoro di edizione finale del lavoro. Ora faccio vedere molto velocemente i lavori degli studenti. Questo potrebbero essere i pannelli che facciamo per far vedere le rete, far emergere le rete e tutte le entità relazionali. E questi tipo di diagrammi, a volte gli studenti preferiscono questo modo, in altro modo altre volte hanno utilizzato applicazioni informatiche, dipende un po' di ognuno, altre volte sono più questo aspetto un po' come di cosmogramma, questo per esempio è un circo, come funziona un circo, com'è un circo ambulante, questo è un pezzo, una zona vicino alla città di Alicante. Questo è un assemblaggio urbano, come direbbe Ignacio Farias, di una lavanderia a Parigi, in questo caso perché è una studentessa che era a Parigi per un Erasmus. Questo è molti di questi disegni sovrapposti, quindi fa questa specie di casino, perché alla volta poi lei separava e quindi diventava qualcosa di leggibile, no? Faccio veloce. Questo per esempio è tutta l'evoluzione della casa della bambola Katia, la bambola più famosa, la Barbie, ecco. Okay, quindi tutta l'evoluzione dall'inizio del disegno della casa fino al momento in cui la studentessa ha lavorato su questo. Questo è un pezzo, un lavoro molto più, diciamo, in rapporto con ecosistemi naturali. Quando parliamo di ecosistema ovviamente non parliamo soltanto di elementi naturali, ma anche di elementi che possono essere, come prima, la casa di una bambola. Lavoro sulla conflittività, sulle crisi di quei luoghi, eccetera. E poi facciamo questo piano di interventi con piccoli modelli che facciamo evoluzionare e non sono mai fermi. Sono modelli che buttiamo, che torniamo a fare, eccetera. Quindi non è l'elaborazione di un modello, di un progetto, di un lavoro o di un disegno preconcetto, ma è un lavoro che si fa lungo il tempo. Una volta fatto questo primo piano di intervento, che come dico sono piccole cose e anche disegni eccetera, però soprattutto piccoli modelli, facciamo già al disegno finale la sensorizzazione, nel senso che vogliamo anche introdurre modi di sensing, no? Sulle stessi progetti e dei prototipi di una misura abbastanza grande, in modo che gli studenti possano mettere le mani, possiamo aprire, possiamo rifare, possiamo togliere cose, eccetera. Quello che vedete sono un po' risultati, l'uso del colore, l'uso anche di strutture non troppo ortodosse, di materialità non troppo ortodosse, anche di elementi non umani o di animali non umani, eccetera. Penso che già più o meno ho compiuto il tempo, però... L'ultima fase è quella di edizione, che usiamo anche una procedura che è quella del trasporto, del carrying di queste grosse maquette, di questi grossi plastici, tutto intorno alla facoltà, in modo che si fa pubblico mediante un dispositivo di ritualizzazione dell'esibizione del lavoro. È anche molto divertente, d'altronde. Non è un lavoro finito, finisce il corso e dove sono i plastici fermiamo
e le tiriamo fuori dall'aula e le facciamo pubbliche in questo modo. Bon, vi lascio con Enrique. Grazie. Buonasera, io farò anche il mio intervento in italiano, ma l'italiano non è così bello come quello di Miguel, sì che se faccio qualche casino tornerò allo spagnolo. Grazie di essere venuti e grazie pure all'Accademia per l'invito così interessante. Io farò la mia presentazione su questo libro qua che abbiamo presentato a Madrid 2 settimane fa e in cui abbiamo cercato di fare una ricerca sui primi 15 anni della nostra scuola di architettura in Alicante. Noi abbiamo cominciato nel 1997 e poi nel 2010 abbiamo fatto un cambiamento di piani di studio e durante questi 15-20 anni abbiamo fatto, diciamo, si sono graduati circa 900 studenti, studente che sono diventati architetti e architette. E un po' per celebrare questo momento abbiamo cercato di fare un progetto di ricerca che è questo qua, che è in questo libro, no? E, per dar conto di quello che è capitato, perché come ha detto prima Esther, uno dei nostri sforzi principali in questi primi anni è stato situarci nel mappa, nella mappa di scuole di architettura in Spagna in un modo diverso, molto influenzati da qualche prospettiva, qualche prospettiva epistemologie pure femministe, qualche proveniente dell'ecologia politica e altre provenienti degli STS. E la prima cosa che volevo dire su questo libro è che non è propriamente una ricerca che si fa e poi si traduce in un libro, ma la ricerca è precisamente su come fare un libro. Come fare un libro che sia capace di raccontare la nostra confianza, la nostra fiducia, su un assunto molto importante per noi è che le pratiche pedagogiche che succedono all'interno delle nostre aule non sono pratiche minori, che anticipano e promuovono qualche crescita da parte degli studenti, ma che loro sono veramente pratica architettonica per sé, no? E pertanto sono tremendamente serie in su radicale essere lì, no? In queste aule, no? E la terza cosa sarebbe che un libro che, e questa è stata la principale difficoltà della ricerca, che voleva ingrandire il senso di noi, di quando noi parliamo all'università, quando noi professori e professoresse parliamo di noi, ci riferiamo normalmente al corpo di professori e magari o forse al corpo di studenti, no? Ma noi in questi anni abbiamo sentito che veramente questo noi era un po' scarso, no? Che quando noi parliamo di quello che accade all'università non siamo capaci di parlare di tutte quelle cose che capitano e tutte quelle esperienze che hanno luogo e che per noi erano veramente importanti alla ora di formare architetti e architetti. Noi di questi 800 progetti, 800 studenti, abbiamo preso finalmente 8 che sono stati importanti per noi perché ci hanno mosso attraverso un certo senso di discomforto, no? Di discomfort. Ci hanno prodotto una certa difficoltà di capire quello che stava accadendo, ci hanno staccato della nostra strada dritta come accademici, come ricercatori, e ci hanno forzato a capire cosa stava accadendo fuori, no? E questi progetti, diciamo, questi studenti li abbiamo cercato di avvicinare a questi 8 personaggi concettuali, conceptual person, no? Che è stato, questo termine è stato descritto da Deleuze, no? In questo caso questi personaggi sono sempre algunos son pequeños intentos de establecer paradigmas contramodernos, ¿no? Cioè l'architettura è una pratica
che si è formata alla centralità della modernità, dell'uomo universale. E questi personaggi ci hanno insegnato che sono altre contro-egemonie o che stavano facendo la lotta contro queste egemonie, no? E allora abbiamo cercato di capire questi 8 progetti attraverso questi 8 personaggi concettuali. Un noi, dicevo, che non cerca o non è capace di parlare dell'importanza di questi progetti che fanno gli studenti nelle nostre aule, ma che quello che capita, quello che pensa è che l'importanza è essere capaci di costruire il rapporto tra noi e loro attraverso questi progetti. Cioè non sono i progetti quelli che sono importanti, ma l'importanza è la capacità che possiamo avere di costruire l'importanza, no? Ora vedremo un esempio. Perché per noi il progetto finale di carriera, che si chiama in Spagna la tesi di laurea, il progetto finale di carriera è piuttosto un progetto inizio di carriera, no? È il progetto con cui questi studenti si confrontano non tanto contro di noi, ma accanto a noi per confrontarsi con il mondo che capita fuori. E in questo senso queste storie che noi raccontiamo qua non è esattamente otto progetti, ma 8 storie di vite sulle quali gli studenti, in un'intervista che si sono fatte, gli studenti raccontano la sua esperienza 10-15 anni dopo essere finita, e l'esperienza di passare di essere all'università ad essere fuori e vedere come tutto quello che capitava all'università può continuare capitando fuori, no? E finalmente un'altra voce, un altro modo di ingrandire questo noi di cui parlavo è confrontando queste cose che gli studenti stanno parlando e stanno facendo all'università con cose che stanno capitando fuori nel mondo della cultura contemporanea, no? Sono pezzi, che ne so, di Ursula K. Le Guin, di Andrés Jaque, progetti di Nira Calvillo, eccetera, eccetera, no? Di Erin Manning, che si è parlato prima, eccetera. Finalmente ogni capitolo, diciamo, comincia con uno di questi personaggi, poi si cerca di passare su queste interviste sulle quali gli studenti parlano della memoria di quello che hanno sentito, che hanno vissuto e come queste esperienze hanno conformato la sua personalità e quello che stanno facendo fuori, il suo lavoro che stanno facendo fuori. Anche con questo rapporto di quello che capita fuori, no? Era difficile fare una cartografia, ma per noi era molto importante una cartografia non gerarchizzata, no? Nel senso di che, perché finalmente tutti i concetti che attraversano il libro si possono mischiare, si possono mettere in rapporto esperienze di alcuni studenti con alcuni altri, no? E racconterò soltanto, queste sono la portata del libro, e racconterò soltanto un esempio, no? Un esempio di questo studente che arriva per fare il suo progetto e ci dice ai professori e professoresse, ci dice che vuole fare un viaggio al paese dei suoi nonni, al nord della Spagna, a fare non sa cosa. No? Lui chiede il permesso di stare un anno facendo niente lì, e quella esperienza dovrebbe costituirsi nel suo progetto finale di carriera. E come dicevo, l'importanza per noi era come costruire non questo progetto finale di carriera, ma questo progetto inizio di carriera, perché uno studente che vuole diventare architetto ha bisogno di stare un anno in un paesino piccolo dei suoi nonni facendo quello che finalmente vediamo lì, che è una mucca, no? Diciamo. Per noi, dicevo, questa è una situazione molto incomoda, no? Perché per noi un studente che ci dice questo è un idiota, basicamente è un personaggio che ci confronta e che soltanto possiamo giudicare fuori dell'Accademia, no? Ma allora pensiamo in tutta questa tradizione di Dostoevsky, di Deleuze, diceva prima, pure di Stengers, no? L'importanza di questa figura, la figura dell'idiota, si capisce in italiano l'idiota? Sì. Di questa persona che ci confronta, no? E il punto importante è che se per noi, per i professori, questo studente era un idiota, noi sapevamo che per lui
l'Accademia e noi professori eravamo pure idioti, no? Sì che l'importanza era, come dicevo, costruire l'importanza di questo progetto. Vabbè, tu sei un idiota, noi siamo un idiota, vediamo cosa possiamo fare di importante, no? Cercare di capire questi movimenti fuori, nel between, dentro, fuori l'Accademia, no? Quello che fa lui è mettersi in rapporto con i carpentieri del paesino, la gente di là, e chiedere tutte queste cose che nessuno usa più, e cercare di mettere a posto la gente che voleva lavorare con lui, a fare piccoli interventi, e alla stessa volta imparare a usare il legno, imparare a usare queste vecchie tradizioni locali, occupando il tempo in fare niente, ma questo senso pure della lentitudine, no? Che era per lui molto importante, eppure con le letture, in questo caso di Levi Strauss, no? La differenza tra l'ingegnere e il bricolaire, cercare di fare le cose con le mani, ma alla stessa volta cercare di riflettere su cosa vuol dire essere architetto, architetta in questo secolo XXI, perché questi 8 progetti che abbiamo scelto sono progetti che si muovono verso non tanto cosa facciano gli architetti, che oggetti fanno gli architetti, ma come essere architetti, come si deve muovere nelle nostre città gli architetti, no? Finalmente, come dicevo, lui riesce a fare questa mucca che non serve a niente, che non dura niente, no? Ma quello che è importante è che lui consiga, no? Lui riesce a mobilizzare tutte le forze del paesino e tutti i materiali, i legni, tutti i mestieri che c'erano lì, e in questo mescolarsi con loro riesce a fare questa cosa. Questa è, come dicevo, una stupidaggine, no? Da un punto di vista della scuola d'architettura, ma quello che è importante è che poi lui comincia a lavorare con architetti come questo Enrique Vigeli, un architetto molto noto in Spagna, che usa precisamente questo sistema di lavoro di cominciare i cantieri senza sapere esattamente cosa sta per fare, ma mettendo insieme artiste o artigiani che lavorano con moltissima forza, no? In questo caso lui è stato il disegnatore principale della Villa Nur a Barcellona, eccetera, eccetera, no? E la cosa importante è come lui racconta questa esperienza di lavoro con la mucca, a questo, l'importanza di questi insegnamenti, no? Di lavorare con le proprie mani, e come poi ha costituito la base del suo essere architetti oggi, no? E poi finalmente abbiamo messo insieme alcuni architetti, in questo caso TAC, questi architetti catalani, pure che lavorano esattamente della stessa maniera, no? Cioè questo idiota, che prima era un idiota nelle nostre aule, ci ha servito anche per cercare e per mettere insieme altre pratiche professionali un po' strane che non sapevano capire, fino a che lui ci ha insegnato, no? Questa cosa di che per noi era così strana al principio, no? Cioè, è questo un esempio, no? Finalmente, l'ultima cosa a dire è che questo libro non cerca di stabilire un patrone su come formare, come educare gli studenti per essere buoni architetti e architette, ma mobilizzare e displazzare l'importanza da che cosa fa l'università con gli studenti, ma invece cosa fanno gli studenti con l'università, cioè nel senso che noi di solito pensiamo che è l'università chi forma gli architetti, ma in realtà spesso dimentichiamo che sono gli studenti che formano l'università e che creano l'università e che ci credano a loro, no? Allora questo sarebbe l'ultimo punto del libro, no? Sì, che grazie mille, scusatemi per l'italiano, come dicevo. Grazie mille per averci fatto conoscere, almeno per me che non lo conoscevo bene, la scuola di Alicante. Penso che si sia capito molto bene il modo di lavorare e la riflessione che proponete, insomma. Quindi invito Gianluca Burgio a intervenire.
Buenas a mí, ¿qué lengua mi toca? Italiano, sí, italiano. Italiano, sí. Grazie. Buonasera. Io oggi presenterò, non sono i risultati perché non lavoriamo per risultati, ma diciamo un processo pedagogico che abbiamo cominciato insieme ai miei studenti, qui ho qualche rappresentante, che ringrazio per essere venuti fin qui, con i quali abbiamo cominciato un percorso pedagogico che cerca di affrontare le problematiche dell'insegnamento dell'architettura oggi. E devo dire che i miei colleghi alicantini lo hanno spiegato già molto meglio di me, in realtà. E io farò vedere semplicemente un paio di esempi, che non sono dei progetti perché è già stato detto, ma è una cosa che condividiamo con molti di voi e che cominciamo a condividere in alcuni ambiti dell'architettura, e la cosa non è assolutamente scontata per gli architetti, però diciamo noi stiamo tentando di abbandonare la questione della soluzione finale che danno gli architetti, no? Sa un po' di una cosa nazista più che della pratica architettonica come dovrebbe essere. E quello che vedrete, diciamo, è il risultato di una materia, di un tentativo, diciamo, pedagogico, didattico, che ha tentato un po' di sovvertire le regole iniziali. Noi lo facciamo da pochissimo, è una cosa che facciamo da 2 anni. Dico che facciamo perché non lo faccio da solo, lo faccio con i miei studenti, e quindi questo è per me un di più, non un di meno. Perché e questo nasce anche da due considerazioni. Una di ordine generale sull'architettura, sul fatto che quando noi parliamo di architettura contemporanea e di architettura in ambito accademico, l'Accademia ha creato una tecnologia del discorso, diciamo, un ordine del discorso che ha via via, come dire, escluso una serie di questioni di ordine materiale, ha escluso oggetti, sensazioni, affetti, ha escluso materiale visibile e invisibile, per raggiungere il modello architettonico. Io molto spesso spiego ai miei studenti che Le Corbusier è morto da tempo, per fortuna, direi anche, ci ha lasciato delle mirabili opere, però non c'è più, e non possiamo continuare, diciamo, ad avere delle divinità che ci insegnano l'architettura, anche perché se camminiamo per la città, camminiamo tra le nostre cose e facciamo una cosa, diciamo, da indisciplinati come architetti, se lo vediamo dal punto di vista, diciamo, accademico, e facciamo un po' gli etnografi dello spazio, e gli esempi che vedrete oggi hanno un po' questo tentativo un po' naif in certi modi di esprimersi, ma questo non è un minus, diciamo, secondo me è un di più, ma lo vedrete. Ecco, se noi ci muoviamo per la città, in realtà ci troviamo con una complessità che spesso l'architettura ha ridotto, ha voluto raccontare, appunto, con le tecnologie del discorso che si sono create per l'ambito accademico, ha voluto ridurre a ben poca cosa. Diciamo che i verbi che utilizziamo sono quelli del separare, del nascondere, dell'invisibilizzare, il che, diciamo, è una pratica abbastanza diffusa, una pratica, diciamo, prima Micol parlava di pratiche eurocentriche centrate sull'uomo maschio medio alto 1,75 m e di peso più o meno di 70 kg, che è una caratteristica, diciamo, del modo di pensare l'architettura, anche le misure dell'architettura, ma sì, no, non solo nell'architettura, nella medicina, nella farmacopea, tutte queste cose, il vaccino che ci viene iniettato è come dire tarato su una persona che ha quell'altezza, quel peso e quella, e questo, diciamo, io lo vedo dal punto di vista dell'architetto,
E allora cerco di essere il più possibile indisciplinato e cerco di insegnare per quello che posso insieme o di imparare insieme a loro ad essere indisciplinato, quando dico loro, i miei studenti, no? Cerchiamo insieme di tirare fuori quello che possiamo. Tutto questo, come dire, ha in sé un atteggiamento critico nei confronti di quello che viene escluso, di tutto quello che viene escluso dalle modalità di rappresentare il modo di rappresentare, che è spesso quello che ci imponiamo, che è quello euclideo, è un modo ovviamente che tende a, come dicevo prima, a ridurre. E a noi piacerebbe tentare questo irriduzionismo di cui parla anche Bruno Latour in alcune sue considerazioni, che ci sembra, diciamo, particolarmente interessante. Io andrò abbastanza velocemente, mi scuserete se, però, per cercare di mantenere i tempi, così avremo modo di parlare tutti quanti. Adesso vi dico che cosa vedremo, e prima vi faccio una piccolissima premessa. Nel 2019-20, per una serie di ragioni, anche di ordine tecnico-burocratico, ma che qui non vale la pena raccontare, o varrebbe la pena raccontare per capire qual è la controversia che nasce, però diciamo, mi viene incaricato di organizzare una materia scelta nella mia università, che doveva essere una cosa mista. Il nome è un po' altisonante, però voleva indagare, diciamo, questi nuovi territori dell'architettura, e l'abbiamo chiamata Nuove pratiche dell'architettura contemporanea, per capire dove l'architettura oggi si posiziona, e cercando di togliere anche all'architettura la A maiuscola e metterla in minuscolo, per ricollocarla in una sorta di ontologia piatta tra le persone e tra le cose, che era secondo me una cosa fondamentale. Quando questa materia cominciamo il corso, doveva essere più che altro una materia di ordine teorico, e comincia nel secondo semestre del 2020, ovviamente non abbiamo neanche il tempo di cominciarla e diventa una materia confinata, fatta in piena pandemia, in pieno lockdown. Questa cosa, diciamo, da un lato ci ha spinto a costruire un percorso teorico su una serie di, costruendo anche ex novo, un glossario nuovo per i miei studenti, che era quella della... per esempio delle questioni relative agli attori, agli attanti, alle agency, a cominciare a spiegare, diciamo, qual è il rapporto, il tessuto relazionale che si crea tra umani e non umani, e a partire da questo, nonostante ci fosse, vado molto, molto rapidamente, nonostante non avessimo costituito un corpus teorico, perché un po' la costruzione della materia è avvenuta un po' come diceva Miguel prima, cioè in realtà non veniva messo davanti il corpus teorico di un filosofo, di un pensatore, di un intellettuale, chiamiamolo così, come potrebbe essere Latour o Callone o non so chi altro, non era questo importante, era cercare di far venire fuori dalle stesse... dagli stessi racconti degli studenti il loro modo di concepire lo spazio e di guardare allo spazio, una sorta di atteggiamento quasi maieutico, no? Di tirar fuori da loro che cosa succedeva. Allora, nonostante fosse fatta a distanza, arrivato a un certo punto abbiamo sentito l'esigenza di dover fare delle piccole etnografie, chiamiamole così, scusate, uso, diciamo, mi approprio inappropriatamente di un termine che non fa parte, diciamo, del vocabolario degli architetti, che però secondo me dovrebbe cominciare a far parte sempre di più, soprattutto nell'Accademia Italiana, dove, diciamo, si ragiona sempre con modelli e paradigmi di un'architettura razionalista che ha i difetti che abbiamo detto prima. E allora la proposta che si fece agli studenti fu quella di cominciare ad analizzare un po' a memoria, immaginate, tutto questo fu fatto, diciamo, in una condizione di lockdown, di confinamento, di analizzare alcune, non progettare delle architetture, ma analizzare dei mondi nei quali le persone, lo studente in quel caso, raccontava che cosa succedeva in uno spazio peculiare della propria vita.
E per esempio il primo caso che vi faccio vedere qui è il caso di uno studente che si chiama Andrea Micilotta, il quale racconta come in una località di campagna dove lui passava l'estate, lui insieme a un'altra piccola comunità di ragazzi costruiva un cinema drive-in in uno spazio, diciamo, considerato, se noi dovessimo raccontarla come la raccontano gli architetti, uno spazio vuoto senza qualità, avrebbero detto gli architetti, no? Perché questo è uno dei linguaggi anche abbastanza dispregiativo nei confronti dello spazio, dove persone come quella della parcella che abbiamo visto prima potrebbero dire quello è uno spazio del nulla, no? Dove si accumula il nulla o dove non c'è nulla. E invece la capacità di questo studente è stata quella di cominciare a vedere quali erano gli oggetti grazie ai quali loro riuscivano a montare il contatore della luce, il palo della luce con il cavo che portavano, una serie di altri artifici, riuscivano a montare questo cinema in un luogo che è appunto un luogo considerato del nulla, e cominciavano, e da lì diciamo tutto il sistema relazionale tra oggetti e persone, tra azioni e cose, e questa rete, diciamo, che ci unisce in qualche maniera, che fa di noi degli ibridi con i quali che lavorano nello spazio, serviva per poter far venire fuori il concetto di anche alcune idee, come quella appunto del concetto di agency, appunto degli attanti, del che cosa significa lavorare in una rete, che cosa significa un sistema relazionale. E questo era, diciamo, un lavoro fatto, io qui lo sto spiegando, lui sarebbe molto più bravo, lo spiegherebbe molto meglio di me, però anche perché è un'esperienza di un'etnografia diretta, di un'esperienza diretta della persona che racconta come quella spazialità si crea e si forma non con confini fisici e con mura, come potrebbero fare l'architetto classico, ma grazie a un sistema di deleghe agli oggetti che che questa piccola comunità costruisce di volta in volta quando è necessario, come in questo caso, costruire il cinema. E l'altro, scusate, c'era un piccolo video, però poi magari lo vediamo alla fine. E qui vi faccio vedere il caso invece di un lavoro di una mia studentessa che è proprio qui con noi. Ve lo faccio vedere crudo com'è, diciamo, senza quasi nessun tipo di elaborazione. Ve li sto facendo vedere come me li hanno presentati. Non c'è stato, bisogna situarlo in quella condizione, diciamo, anche di, come dire, di difficoltà multimediale, diciamo, chiamiamola così, no? Era un lavoro fatto a distanza e nel quale lavoro gli studenti, devo dire, hanno dato un grande apporto, e come dicevate voi prima, io credo di aver imparato più io forse che loro, probabilmente. Loro hanno messo in campo quello che sapevano già, noi abbiamo, finisco con questa e chiudo. E questo invece è un lavoro fatto su questa comunità di bambini, Livia mi potrà correggere se dico delle cose non corrette, di comunità di bambini che organizzano i propri giochi estivi in condizioni, diciamo, pomeridiane, di un caldo anche forte nell'entroterra siculo, che non è, diciamo, una terra, diciamo, fredda, anzi il contrario, e organizzano i propri giochi con l'ombra. Ovviamente è l'ombra che delimita il campo di lavoro, il campo di gioco, il campo in cui questa piccola comunità riconosce uno spazio di gioco che è uno spazio di gioco variabile. Noi adesso lo fotografiamo qui in un momento, ma è ovviamente un campo di gioco variabile perché varia con il movimento dell'ombra. Ed è interessante vedere quali sono, il modo in cui loro scelgono, hanno scelto anche di rappresentare, che
è molto, diciamo, in nuce. Noi non abbiamo una tradizione che guarda a questo tipo di nuove tipologie di mappature, e d'altra parte non vogliamo imporre, la mia idea non è imporre una strategia rappresentativa che poi diventa un modello da seguire, ma diciamo tra di loro hanno costruito questo modo di rappresentare lo spazio in cui gli attori e i catalizzatori delle azioni, per esempio, vengono rappresentati con uno stesso colore in maniera tale da poter riconoscere questa equivalenza tra ontologica tra i vari elementi che partecipano all'azione. E come potete vedere, i balconi o queste ringhiere che funzionano da elementi divisori, ma anche di mediazione spaziale tra appunto questa comunità di bambini che partecipa al gioco. O ancora vedere come nel momento in cui la luce naturale termina il suo corso, diventa la luce artificiale quell'elemento che consente di utilizzare gli ultimi 5 minuti, gli altri 5 minuti, in maniera tale da poter continuare il gioco, almeno in una controversia anche tra comunità di adulti e minori, sotto il lampione che fornisce appunto una possibile continuazione del gioco. Ecco, con questo io concludo, penso di essere stato sui tempi, dicendo semplicemente che quello che cerchiamo di fare è cercare di, in questa fase, diciamo, ho raccontato questo, abbiamo fatto anche altre esperienze con gli odori, con il suono, con altre, però vi volevo far vedere questa prima esperienza, diciamo, che è la primissima che abbiamo potuto sperimentare, fatta anche in una condizione di difficoltà obiettiva, che è quella, appunto, ripeto, del lockdown, però che ci serve a far capire come rendere di nuovo visibile ciò che è stato via via nel corso degli ultimi, probabilmente dell'ultimo secolo, invisibilizzato da un certo modello egemonico dell'architettura, e che invece apre alle possibilità pensare un approccio diverso alla costruzione di pratiche e alla costruzione di mondi attraverso modi di rappresentare, attraverso concern diversi che permettono, diciamo, di vedere lo spazio in maniera diversa e più probabilmente anche adeguato a certe esigenze e non imposto da certe altre esigenze. Vi ringrazio. Grazie Gianluca, e adesso passo la parola a Assunta Viteritti per un commento. Poi siamo un po' indietro coi tempi, quindi direi che cerchiamo di convogliare una discussione, cioè di ricavarci il tempo per una discussione collettiva finale. Quindi, dopo l'intervento di Assunta, passeremo direttamente a Dario Mangano e poi io non concluderò il mio intervento, ma insomma, e poi per aprire la discussione, per avere il tempo di avere una discussione. Grazie. Arturo, posso chiederti di mettere le mie slide, perché mostrerò solo una foto dopo. Intanto grazie, davvero grazie. Grazie per aver creato tutte queste posizioni scomode, incomode, come ha detto qualcuno degli amici di Alicante. Pensavo a come portare questi 2 minuti di mio commento. Non sono un'architetta, sono una sociologa, però le nostre comuni ispirazioni culturali ci mettono subito nel dialogo, non c'è bisogno di aggiungere molto altro. E allora io ho pensato, ricordate Lars von Trier nel 1995 esce con Dogma, no? Con il manifesto per fare il cinema in un altro modo. Ora, ho pensato a questo, ho pensato a Dogma. E allora, mentre voi parlavate, è un gioco appunto, è quello che stiamo facendo, ho costruito un decalogo mettendo insieme
tante delle cose che voi avete detto per una pedagogia tecnosociale interdisciplinare. E allora, partendo da Nicole, arrivando adesso a Gianluca, la disporsi alla crisi. A quale crisi? Alla crisi che gli amici di Alicante ci hanno mostrato, alla crisi della università umboltiana, alla crisi della conoscenza accademica che classifica, che deduce, che costruisce conoscenza euclidea. Quindi disponiamoci a questa crisi, anche perché altrimenti non penso che potremmo andare da tante altre parti. È una cosa interessante. E noi siamo già pronti per essere disposti a questa crisi, per fortuna. È una nostra fortuna questa. Aprire i problemi, smontare, quindi due, aprire i problemi, smontare i contesti, seguire le connessioni, quindi i luoghi, in questo caso vuol dire i luoghi dell'architettura, ma anche i luoghi della ricerca, non sono già dati, non sono lì. Dobbiamo costruirli in maniera problematica. Tre, creare situazioni di incertezza, seguire le incertezze. Avete parlato, gli amici di Alicante, di nuovi piani di studio nella vostra università, della tesi come un avvio della carriera, non come la chiusura della carriera. Quindi questa situazione di incertezza che fare un nuovo corso di studio e buttare i nostri giovani laureati a fare cose da qualche parte. Creare altri modi per fare le cose, quindi rompere i metodi. 4. Creare altri modi. 5. Farsi influenzare, farsi colpire dalle cose, dagli eventi, dagli oggetti, dalle situazioni. 6. Minare le forme egemoniche della conoscenza scientifica modernista. Abitare altri corpi. Bello, Nicole, castori e formiche e anche cani. Quindi abitare i corpi delle formiche e dei cani per poter pensare la ricerca architettonica, ma anche la ricerca sociale, la ricerca pedagogica. 8. Inventare dispositivi materiali non ortodossi per conoscere. 9. L'esplorazione come metodo, il mondo come laboratorio, è stato detto. E ultimo, la teoria performa nella pratica di ricerca. Ho pensato poi anche a Bell Hooks, al suo libro che è uscito nel 94, tradotto in italiano con il titolo Insegnare a trasgredire, che mi sembra un bel manifesto. Ed ora vi faccio vedere di quello che sarebbe stato il mio intervento. Soltanto io insegno al terzo anno di sociologia, sociologia dell'educazione, che è una materia molto modernista, molto, diciamo, la società, gli umani, i valori, le norme, ok? E io mi trovo al terzo anno di sociologia a smontare questo. E allora il metodo, alcuni studenti sono qui e conoscono forse alcune di queste foto, ma adesso passo tutto, vi faccio vedere arrivare al tecnosociale nel campo dell'educazione per sottrazione. Latour lo ha già fatto e per questo noi possiamo continuare a farlo. Allora, il gioco del cosa manca. Cosa manca qui in questa foto?
che cosa succede nella percezione, che è la percezione dello spazio, dell'educazione, dell'insegnamento, degli oggetti, quando si passa dal non vedere cosa manca a vedere che cosa c'è. Tutto quello che c'è parla, appunto, le masse mancanti, ed è molto divertente quello che in aula accade quando si fa questo gioco, che si fa anche, lo faccio con altre immagini. Devo ringraziare una mia amica artista che mi ha aiutato a far sparire tutta la materialità. E qui appunto è un'altra foto ancora. E poi ancora. Quindi è il gioco del cosa manca. Così è un metodo per rimettere nella visione la materialità e la sua rilevanza nello spazio. Da qui si poi ragiona sullo spazio. Che spazio? Lo spazio non è neutro. Lo spazio didattico-pedagogico nell'educazione non è neutro. Lo spazio è inscritto in un certo modo, nella frontalità, nell'uno che parla molti. In questo gioco anche altri oggetti divengono, questo è l'orario scolastico, quindi il tempo che diventa disciplina spazializzata nei saperi disciplinari, e poi altri spazi che sono stati pensati per altra pedagogia pratica, quindi spazi dove la classe non esiste, dove il banco non esiste. E poi anche la questione degli oggetti, di una relazionalità con i non umani. Ora basta, questo è finito. Quindi lavorare con gli studenti del terzo anno di sociologia che non hanno mai sentito parlare di Latour, dell'Hunt, di STS, arrivarci per sottrazione, per far sparire quello che c'è e poi farlo ricomparire e raccontarlo e dire la rilevanza della materialità. Grazie. Inviterei Dario Mangano, se è online ancora. Eccomi, ci sono, scusate, avevo il microfono spento. Anch'io vado in condivisione, allora. Che dite? Posso? Sì. Mi sentite? Sì, ok. Allora, va bene, non posso... No, non ti vediamo, no, aspetta, dobbiamo... Dovete scondividere voi, perché se no non riesco. Scusa, Dario. No, ma figurati. No, tra l'altro ne approfitto perché volevo dire due parole prima di far vedere, in realtà diciamo vi farò vedere delle immagini, ma aspetta perché mi sa che non ci sono io, c'è questa meravigliosa parete, ma non ci sono. La parete è molto più bella di me, però... Nel frattempo parlo, tanto mi sentite, giusto? Quindi, insomma, anche se non mi vedete non vi perdete nulla. Per via del Covid sarei molto più bello senza. Allora, grazie innanzitutto perché mi fa veramente un grandissimo piacere avervi ascoltato. Mi dispiace moltissimo non essere lì con voi, così come mi dispiace non essere in grado di fare il mio intervento in spagnolo, cosa che sarebbe piaciuta moltissimo. Due cose, giusto per rimanere nei tempi, quindi adesso sì, farò vedere un paio di immagini, ma giusto per darvi un'idea delle cose che facciamo. Innanzitutto, appunto, io insegno in un corso di laurea in disegno industriale da più di 20 anni, disegno industriale che da pochi anni, un paio, si è sdoppiato in design dello spazio e design di prodotto. Quindi ho a che fare con una specie di architetti, nel senso dei designer che si occupano di spazialità.
Quello che ho sempre fatto scusate, rumori dall'esterno, ovviamente, quello che ho sempre fatto all'interno della mia università è cercare appunto di portare uno sguardo diverso, ma con una scarsa integrazione con le dinamiche progettuali. Cioè, storicamente, materie come la mia, che è semiotica, io insegno semiotica nei corsi di laurea di disegno industriale, come sapete le riflessioni sugli STS sono assolutamente a cavallo fra tante discipline, fra cui ovviamente la semiotica. Vi dicevo, storicamente c'è stata sempre un'opposizione molto forte fra teoria e pratica. Spiace dirlo perché ovviamente è un'opposizione assolutamente pretestuosa, inventata e soprattutto asfittica, ma tant'è. Quindi, diciamo, io mi sono occupato e mi occupo giornalmente, quotidianamente, di fare, come dire, il grillo parlante e di star lì a decostruire soprattutto progetti. Ci tenevo, lo ho detto poc'anzi al Vise, ma appunto mi fa piacere ricordarlo anch'io, abbiamo di recente pubblicato questo libro di Bruno Latour che abbiamo intitolato Politiche del Design, in cui sono contenute diverse, io e Ilaria Ventura per Mimesis. Ci tengo a dirlo anche perché ci sono una serie di cose volute da Latour, per esempio Latour ci ha chiesto di ripubblicare Irriduzioni, si è parlato di irriduzionismo, lui ci ha proprio chiesto espressamente di ripubblicare questo suo saggio, e poi ci sono dentro diverse cose, alcune delle quali per esempio dal Vise Mattozzi molto familiari, come appunto il saggio che si intitola Un cauto Prometeo, primi passi verso una filosofia del design che è frutto di una ormai lontana nel tempo intervista fatta da me e dal giovane Mattozzi, allora, al maestro Latour. Vi faccio vedere molto rapidamente, perché so che appunto abbiamo un problema di tempo, io quello che mi posso augurare per il futuro, visto che veramente trovo molto stimolante tutto quello che si è detto finora, è di avere più tempo. E di avere più tempo per fare delle analisi. Alla fine la semiotica è un metodo per analizzare testualità di varia natura, quindi, come dire, noi riusciamo, funzioniamo soltanto se riusciamo appunto a fare il nostro lavoro, che è quello appunto di fare analisi. E l'analisi richiede ovviamente sempre tempo, quindi veramente mi auguro che presto ci saranno incontri in cui potremo fare con maggiore tempo, maggiore spazio e maggiore dialogo anche fra di noi. Allora, giusto per darvi un'idea, questa non è una presentazione, come questa non è una pipa di Magritte, questa non è una presentazione, è semplicemente una suggestione, però vi dovrebbe, spero, dimostrare, visualizzare il tipo di lavoro che noi facciamo a livello didattico, che è appunto un lavoro di analisi, di decostruzione, soprattutto dei progetti impliciti. Perché da un lato appunto c'è il progetto architettonico, il progetto, come dire, sì, insomma, urbanistico in generale, dall'altro lato c'è questa, viene spesso trascurata l'idea appunto che ci siano progetti anche dove non ce ne sono o non ce ne sono apparentemente. Quindi uno dei lavori che abbiamo fatto e che facciamo annualmente legato a una località balneare che si chiama Mondello, che è la spiaggia della mia città di Palermo. Io abito in Sicilia, vivo in Sicilia a Palermo, scusate, questa era una citazione di Lévi-Strauss, per cui non abbiamo ovviamente tempo, due cose ve le dico, non la prima parte, la seconda sì, però forse un giorno scopriremo che è la stessa logica a funzionare nel pensiero mitico come nel pensiero scientifico, e che l'uomo ha sempre pensato altrettanto bene. Il progresso, ammesso che questo termine continuasse a essere legittimamente applicabile, non avrebbe
in tal caso come teatro la coscienza, bensì il mondo, in cui un'umanità dotata di facoltà costanti verrebbe a trovarsi nel corso della sua lunga storia continuamente alle prese con oggetti sempre nuovi. L'idea che questa umanità dotata di facoltà costanti appunto si trovi alle prese con oggetti sempre nuovi mi pare molto interessante. Noi pensiamo, quando si pensa a scienza e tecnologia, si pensa la suggestione è quella dell'alta tecnologia, è quella della modernità, è quella della realtà virtuale. In realtà, dice Lévi-Strauss, le facoltà sono sempre uguali, cambiano gli oggetti sui quali si esercitano. Vado rapidissimo, ho promesso di essere più veloce. Vedete, questa è la spiaggia di Mondello oggi. E la spiaggia di Mondello oggi non vi desta sicuramente nessuna meraviglia, è una spiaggia come tante altre, ci sono le sdraio, gli ombrelloni, è una spiaggia comunissima. Il modello di sfruttamento balneare è questo qui, peccato che fino al 2018-19 il modello fosse questo qui. Completamente diverso, come vedete la spiaggia veniva riempita da queste casette, che qui si chiamano capanne, che la invadevano completamente, cioè della spiaggia non restava se non la battigia, come sapete è quel pezzettino di pochi metri su cui si frange appunto l'onda. Si tratta di collettivi molto complessi che presuppongono modalità di vita, di esistenza, e quindi quello che diceva Gianluca prima, cioè l'etnografia diventa indispensabile, e diventa indispensabile un'etnografia che però tenga conto non solo degli uomini, di quello che fanno, di come vivono lo spazio, ma soprattutto degli oggetti con cui popolano questo spazio. Perché, come vedete, diventavano questi cortili fra le capanne, fra le casette di legno, dei veri e propri quartieri, dei veri e propri modi di vita che erano assolutamente diversi da quelli di tutto l'anno. Questo è Mondello. Quello che è interessante è, a mio avviso, riscontrare appunto come siano diverse Mondello che cambiano profondamente nel tempo. Mondello ha una storia molto recente, fino alla fine del 1800 Mondello non esisteva, era una palude putrida. Nel 1912 viene creato questo stabilimento a immagine e somiglianza di quello di Nizza, quindi con un progetto molto preciso di sfruttamento turistico che naufraga miseramente. Ecco, questo è un altro aspetto secondo me interessante, cioè il fatto che un progetto molto dettagliato, molto minuzioso, tutta l'area era completamente vuota, quindi è stata progettata in ogni singolo dettaglio, peccato che questo progetto ha preso un'altra piega, è cambiato profondamente, cioè è stato, come dire, stravolto da una socialità, da una cultura che lo ha appunto piegato a sue logiche completamente, non lo so se imprevedibili, ma insomma direi abbastanza imprevedibili. Non sto qui non ho il tempo di scendere nei dettagli, mi interessa semplicemente farvi vedere, vedete questa è Nizza e questo è Mondello, quindi assolutamente simili, ma proprio per precisa volontà di questo Scaglia, che era l'ingegnere che ha progettato Mondello, se non che le cose sono andate storte, ovviamente. Sono andate storte perché si sono costituiti dei collettivi, vado molto rapidamente, completamente diversi dal previsto. Collettivi che comportano scontri, che comportano polemiche, che comportano costruzioni di identità assolutamente ibride, in cui si mettono insieme oggetti, ma si mette insieme anche il cibo, tanto per capirci.
cerco di stare nei tempi, quindi vedete c'è stato un progetto di riqualificazione, come dicono gli architetti, dello spazio di Mondello, che ovviamente si è tentato di attuare, in parte ci si è anche riusciti, ma come vedete da questa immagine il progetto di riqualificazione ha riguardato soltanto una parte della spiaggia, perché, come dire, la città resisteva a questa modalità di fruizione del mare, preferendo le sue capannucce. Vi faccio notare che col sistema delle capannucce un grande escluso dalla fruizione del mare erano i turisti, che non potevano in nessun modo entrare in quel sistema chiuso, assolutamente chiuso, dei cortili che vi ho fatto vedere. Ovviamente ci vorrebbero un paio d'ore per raccontarvi questa storia nei dettagli e, diciamo, ovviamente se riusciamo a trovare un'occasione per farlo e se vi va, a me fa un enorme piacere. La cosa che vi volevo dire, e così chiudo e poi faccio un piccolo spot per l'Associazione Italiana di Studi Semiotici che ho l'onore di presiedere. Sapete come si arriva all'attuale Mondello? Si arriva all'attuale Mondello con l'ingresso di un altro non umano, che è il nostro simpaticissimo virus, proprio quello che io ho contratto, che grazie a lui Mondello è obbligata a mollare quel sistema che aveva un piccolo particolare, quello di creare degli assembramenti, come capite bene. Da quel momento a Mondello sono arrivati i turisti ed è stata riqualificata anche economicamente. Quindi in realtà Mondello deve moltissimo in positivo al coronavirus, che invece a me sta dando un certo fastidio. L'ultima parola la spendo per un piccolo spot. Dall'1 al 4 dicembre, in realtà sarà dal 2 al 4 dicembre, qui a Palermo si terrà il congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici, il 50° congresso, che vi dovrebbe, potrebbe, spero vi interessi, perché sarà dedicato, il titolo è Semiotica Elementale e sarà dedicato interamente alla materia, ai materiali e al modo in cui questi materie materiali significano. L'opposizione è molto nota di Jean-Marie Floch, che opponeva le materie ai materiali. Questa è la locandina dal 2 al 4 dicembre, in realtà, perché non cominceremo più l'1. C'è un call for papers attualmente aperto che trovate nel sito www.associazionesemiotica.it. Mi farebbe veramente grande piacere non solo che alcuni di voi partecipassero, ma sarebbe veramente molto bello se poteste potessimo organizzare insieme un piccolo panel, qualcosa che ha a che fare appunto con gli STS all'interno del congresso. Grazie, spero di non aver sforato troppo, secondo i miei calcoli, 2 minuti. No, Dario, grazie di essere stato super nei tempi. Allora, io farò una cosa velocissima, proprio telegrafica, e in qualche modo ci tengo a fare uno questo intervento, perché da un lato si unisce a quanto diceva Dario, questo qua. Cioè, ecco la tosse, finalmente. Scusate, non ho spento il mio. Attendevamo. Perché da un lato riprende un po' il ruolo didattico dell'analisi, che era quello di cui parlava Dario, cioè che segue un po' la questione che veniva sollevata, cioè del ruolo dell'etnografia e di come analizziamo. E parto da appunto, quindi ci tengo e farò una cosa molto più breve di quella che era prevista, proprio per punti, per far vedere in qualche modo una prospettiva in parte diversa da quelle che abbiamo visto, nel senso che il problema da cui parto io in quanto sociologo, che ha insegnato per lungo tempo
in una facoltà di design che è quella di Bolzano, di cui vi mostrerò alcuni progetti, e che ora lavora al Politecnico di Torino con ingegneri all'interno di un grande progetto che intende proprio far dialogare, diciamo, i saperi ingegneristici con le scienze umane e sociali, e all'interno del quale gli STS hanno un ruolo. Il modo in cui ho cercato di impostare il dialogo con i designer, che fossero studenti o studentesse di design o che fossero i miei colleghi con cui io lavoravo negli stessi progetti, era quello appunto di lavorare intorno alla descrizione, cioè la descrizione, pensando che il terreno comune tra progettisti e scienziati sociali fosse quello della descrizione. Un terreno comune che però differisce nel senso che gli scienziati sociali operano delle descrizioni retrospettive che guardano al presente o al passato e fanno quindi delle analisi, come si è visto qui o come in qualche modo si è visto anche nei progetti di mostrati da Gianluca o quando Miguel ci ha presentato queste mappe di reti. E poi c'è invece una descrizione prospettica, che è il progetto, cioè una descrizione rivolta al futuro. Ovviamente queste due descrizioni non si può fare l'una senza l'altra, fondamentalmente, perché a un certo punto i progetti si realizzano e a partire da lì si possono fare delle analisi, esattamente come ha fatto Dario. E quindi la mia impostazione è proprio quella: come posso io imparare io, in quanto scienziato sociale, dal vostro modo di descrivere? E in qualche modo l'abbiamo visto, nel senso ci sono, in particolare ero molto interessato alle mappe che Miguel ha fatto vedere di reti, quindi da lì ci sono cose che gli scienziati sociali possono imparare, e al contempo quello che io dico a studenti e studentesse: cosa potete imparare voi in quanto designer dal mio modo di descrivere, che è l'etnografia, ad esempio. E una cosa che è emersa molto importante, cioè una riflessione che ho fatto negli ultimi tempi, pensando alle tesi di un corso di laurea magistrale in eco-social design che avevo contribuito a creare a Bolzano, è una difficoltà di studenti e studentesse di descrivere che differenza il loro progetto fa, okay? Che differenza introduce. What difference does your project make? E qui c'è una differenza, ovviamente una differenza, una difficoltà, e c'è una differenza rispetto ad altri progetti simili, cioè chiaramente un progetto deve essere differente da un altro, in qualche modo questo è un obbligo, diciamo, di originalità, ma non è tanto quello. Una differenza rispetto alla situazione o alla pratica in cui è inserito, come la riarticola, cosa succede una volta che voi inserite il progetto, e una differenza rispetto ad altre situazioni in cui noi possiamo inserire lo stesso progetto. Allora, questa riflessione a me sembra molto importante. Questa riflessione presuppone delle competenze descrittive, delle competenze di analisi. E queste competenze di analisi, secondo me, sono state fornite da Bruno Latour e Madeleine Akrisch attraverso il concetto di script. Adesso non entrerò nel dettaglio, ma Bruno Latour e Akrisch elaborano tutta una serie di categorie con l'obiettivo, come potete leggere qua, di descrivere il ruolo specifico che gli oggetti assumono all'interno di una rete. E questa è una competenza che io ritengo importante per gli studenti, in particolare gli studenti di design del prodotto, che sono quelli con cui ho lavorato. Ovviamente la questione è quella di pensare, come è stato detto qui, è stato mostrato qui, l'oggetto come punto di intersezione di fasce di relazione, e per questo io faccio leggere ai miei studenti un testo che ho trovato anche in spagnolo e poi regalerò ai nostri amici spagnoli, di Italo Calvino, che ha un titolo francese ma è scritto in italiano, che si chiama La Poubelle à Gré, che è un'anticipazione italiana dell'Actor Network Theory, in cui si racconta come un oggetto come il bidoncino della spazzatura sia all'interno di tutta una serie complessa di reti che, come potete capire, hanno a che fare. In questo caso Calvino viveva a Parigi col governo francese, ma con varie dimensioni di pubblico e privato e così via. Quindi questo è il test introduttivo che io do agli studenti per capire come pensare un oggetto come rete. E poi però lavoro sulle categorie di Latour a partire da alcuni articoli che Latour ha scritto, estraendo quattro categorie,
quattro nozioni che sono programma d'azione, antiprogramma d'azione, ora non entrerò nel dettaglio. Distribuzione di competenze, è molto importante questa idea della delega, del distribuire le competenze tra attori umani e non umani, che la TUR articola attraverso delle categorie semiotiche in affordance, prescrizioni, permessi, concessioni, proscrizioni, obblighi, e che io poi ho rielaborato in una sorta di bilancio, proprio bilancio economico, che mi chiedevo sempre, riferendomi all'intervento di Miguel, se potesse in qualche modo assomigliare alla sua catalogo delle agency, perché in qualche modo io cerco di fare un catalogo delle agency, e poi altre categorie come figurativo o non figurativo e relazioni di associazione. Ecco, io uso questi quattro modelli estratti e li faccio usare dagli studenti, da un lato per sperimentare quanto gli studenti possano descrivere i loro progetti, dall'altro per sperimentare i limiti di queste categorie di Latour. Quindi è una doppia sperimentazione. Ovviamente sono categorie di 30 anni fa, quindi hanno tutti i loro limiti, però hanno anche una serie di pregi. E li faccio fare in due modi. In un esperimento uno, che è quello dell'etnografia della domesticazione, cioè mando gli studenti nelle case di alcune persone a vedere come le persone rendono gli oggetti familiari e li adattano alle proprie vite quotidiane. Ad esempio questo bike stand. Le slide adesso sono in inglese perché quasi tutti i miei corsi sono in inglese. Quindi gli studenti vanno e fanno questa etnografia e cercano di capire qual è il contributo dell'oggetto a queste pratiche di domesticazione. Okay. E quindi elencano quali sono le varie i vari obblighi che gli oggetti in qualche modo impongono e le varie possibilità che gli oggetti offrono e così via. E poi cercano di descrivere così qual è il ruolo degli oggetti in questi processi di domesticazione. Questo è l'esperimento 1 a cui ha partecipato anche Letizia Zampino, che è qui presente. Questo è l'esperimento 2 in realtà. Ah no, questo è sempre uno, un'altra etnografia, in questo caso è un computer usato in un monolocale. E qui c'è una lunga descrizione comparativa fatta attraverso queste categorie su come si distribuiscono le competenze rispetto alla disposizione del computer. Il secondo esperimento, invece fatto, elaborato e svolto insieme a Tiziana Piccioni, che è una mia collega all'Università di Bolzano, aveva proprio a che fare con tutte quelle quattro categorie. Facevamo un workshop vero e proprio a partire dai concept degli studenti che stavano sviluppando in un progetto, per vedere come queste categorie di Latour potessero entrare nel progetto, nella descrizione, nella elaborazione del progetto. Quindi facevamo un esercizio in qualche modo astratto iniziale con le quattro categorie e poi chiedevamo agli studenti di usarle, e qui sono alcuni esempi, vado molto veloce, di come loro poi le hanno usate. Questi sono i progetti degli studenti, questa è la descrizione dei programmi e degli antiprogrammi e di come gli aiutava a capire come un oggetto diciamo ha delle funzioni, ma ci sono poi tutta una serie di controprogrammi, controfunzioni che mettono in crisi l'oggetto, e questo permette di progettarlo, di renderlo più stabile in qualche modo. Questo progetto, appunto, partendo da questo prototipo, lei aveva intuito che c'erano tutta una serie di antiprogrammi dati dal buco, e quindi ha ripensato il progetto e così via. Questo è per le competenze, quindi questo è lungo elenco, catalogo di agency, lo potremmo anche chiamare, di competenze, che ci permette di capire appunto cosa fa fare un oggetto e cosa un oggetto presuppone. Ecco, quindi questo è il tipo di lavoro che io facevo fare insieme a Tiziana Piccioni a studenti e studentesse. Questi appunto sono vari oggetti, e questo schema di and or, o relazioni di associazione, opposizione o sostituzione, serve proprio a individuare che differenza fa l'oggetto. Ecco, questo è, diciamo, il mio modo di lavorare, che ripeto ha a che fare molto con mettere al centro la descrizione così come è concepita nelle scienze sociali, e vedere che effetto può avere nella progettazione. E mi fermo qui perché appunto volevo essere brevissimo, e sono riuscito a esserlo abbastanza, per avere un quarto d'ora per discutere tutti insieme. Quindi
se ci sono interventi dal pubblico. È stata una lunga maratona. È stata una maratona, ma penso interessante. Abbiamo visto un sacco di cose. Quindi ci sono interventi dal pubblico. Ma devo tenerlo schiacciato? No. Uno, due, ok. Oppure se non ci sono interventi dal pubblico, interventi dal anche online, da Nicole, da Dario. Grazie, Alvise. Io vorrei domandare un po' a tutti e a tutte su questo sguardo diverso sugli oggetti, no? Nel senso di scoprire queste agenzie, tutte queste cose che parliamo. Ma penso in che modo gli STS non guardano troppo gli oggetti e dimenticano un po' alcuni concetti che come l'autore, no? Quello che ha parlato, per esempio, Rispoli Micol, no? Cercava di ingrandire il senso di autore, no? Con la partecipazione, così. Ma rimane, da questo che abbiamo visto oggi, rimane un po' sempre una differenza grande tra persone e oggetti, no? Questo è, per me è una cosa sempre che è lì quando studio, quando lavoro con gli STS, no? Questa differenza, sì, parliamo di reti, parliamo di tutte queste cose, ma questa differenza ontologica tra autori, persone e oggetti rimane un po' stabile, o non lo so, sarebbe una domanda che io potrei fare, no? Non so che ne pensi Alvise, uno o qualche altro, no? Non perché sono qua devo rispondere, nel senso... a una domanda così complessa. C'è qualcuno che mi toglie le castagne dal fuoco? Tipo io, puoi dire. Vai. No, come vuoi. No, nel senso che dalla prospettiva semiotica che appunto Alvise conosce bene, in realtà dal nostro punto di vista non si pone nemmeno il problema, nel senso che non si pone nemmeno il problema della differenza ontologica fra oggetti e fra umani e non umani, perché appunto, che poi è un po' la prospettiva di Latour, ripresa dallo stesso Latour, dalla semiotica, che è quella dell'attante. Cioè, se noi ridisegniamo in termini di azioni e quindi di attanti questo sistema di relazioni, che questi soggetti siano umani o non umani, appunto, come nel caso che ho fatto vedere malissimo, però insomma spero si sia colto, o siano dei virus, per esempio, non ha nessuna importanza. Cioè, il virus ha agito su una trasformazione architettonica, urbanistica e culturale che ha fatto diventare qui a Palermo una località balneare, una località turistica, mentre prima non lo era. Quindi il virus che cos'è? È umano? No, certamente. Non è umano, ma è vivente? No, tecnicamente, però agisce e quindi va incluso nel, come dire, nel collettivo che fa sì che si produca quella trasformazione. Cioè, se noi rileggiamo a partire dalla trasformazione, ricostruiamo a ritroso, a passo di gambero, diceva Eco, il sistema che ha fatto sì che si producesse, scopriamo appunto che ci sono dentro dei soggetti non umani. Questa è la mia prospettiva, però, ovviamente. Detto questo, facciamo un intero convegno sulla materia, quindi chiaramente è una questione complessa che merita ovviamente una riflessione. Non so se ti ho tolto le castagne dal fuoco, Alvise, o se ce le ho messe. Scegli tu. Messe no, qualcosa hai tolto. Posso fare un piccolo commento, ma anche poi invece una questione
per voi, per, diciamo, per gli architetti in questo caso, per i progettisti. Allora, riguardo alla questione della domanda che ponevi, della riflessione critica che ponevi, che è molto importante, è quella che pongono continuamente anche gli studenti, no? Per esempio nel lavoro didattico, questo spostamento dello sguardo. E io un po' come Dario penso che in qualche modo non dobbiamo spostare completamente lo sguardo, ma è nella relazione. Ieri insieme a Letizia, che qui, siamo state in una grande fiera, nella più grande fiera di tecnologie per la didattica in Italia. Incredibile, raccontavo dal Vise, adesso i soldi che si spendono con il piano, con New Generation EU per la robotica a scuola. Le scuole comprano robot umanoidi, per far cosa? Adesso stiamo cercando di capire cosa faranno con i robot umanoidi, ma spendono tantissimi soldi per cose, per oggetti, che rischiano moltissimo di non essere usati o di essere usati molto poco. Ecco, diciamo che per noi è interessante anche andare a vedere il non uso di questi oggetti. E quindi anche sulla non relazione con gli oggetti, che cosa succede? Intanto in questo caso le risorse economiche vanno tutte in quella direzione, comprate tecnologia, tutto, perché anche la pandemia in questo caso, come diceva Dario, ha prodotto uno sforzo incredibile dal punto di vista economico verso la tecnologia. Comprate tecnologia per poi scoprire che sarà poco usata. Era un esempio. Adesso io però avevo una questione che mi... Allora, i prototipi, voi avete fatto vedere anche Gianluca dei progetti, non so, tu hai detto non è un lavoro finito, in questo senso i lavori non finiscono mai, come una analisi, una psicoanalisi non finisce mai, quella è uguale. Ecco, ma i prototipi, l'esito non finito, dove vanno? Cosa divengono i non finiti? Non divengono soluzioni progettuali? Cosa sono i prototipi? Scusate. Allora, per me, forse la parola non è prototipo esattamente, però c'è Michael Guggenheim, mi sa, che usa holotype, nel senso che l'oggetto, l'architettura sempre in evoluzione, in transizione, a seconda... Quegli oggetti? Che facciamo con quegli oggetti? Ah, questa è una domanda molto più interessante di quella che stavo rispondendo. Allora, questa è una domanda proprio da sociologa, perché gli oggetti sono molto grandi e gli studenti non hanno spazio per questi, anzi, molti di loro occupano i saloni di casa per fare, in genere lavorano in gruppi di 2, 3, dipende. Però quello che ha la casa più grande, che ha un garage o che ha un locale, qualsiasi cosa, è quello che offre lo spazio agli altri. Una volta che è finito il lavoro, i prototipi praticamente rimangono per la scuola in giro finché qualcuno piano piano li fa un po' morire e anche finché qualcuno, diciamo, proprio... qualche persona che si occupa diciamo, di mettere in ordine lo spazio dell'università decide che li butta. Quindi alcuni si rimangono e alcuni anche li prendiamo noi,
abbiamo un po' di spazio, così che ogni volta abbiamo di meno, però un po' di spazio. Alcuni rimangono in giro per anni, e questo è molto bello, perché occupano, non so, sopra un armadio, dentro in un'aula. Alcuni, lo so per gli studenti, che rimangono a casa perché a loro piacciono tenerli, e molti spariscono nel nulla. No, la domanda è interessante. Io, diciamo, lavoro al di là del prototipo, della maquetta, diciamo, che loro fanno del plastico che si realizza. In realtà io credo che questo già esiste, il fatto che noi non riusciamo, almeno nella logica dell'architettura classica, modernista, noi dovremmo, come dire il risultato finale dell'edificio che serve come soluzione ad un problema funzionale. In realtà tutti noi abbiamo l'esperienza di domesticazione, un po' quello che faceva vedere Alvise prima. Le architetture, questo qui era un luogo, era un convento che veniva utilizzato in un'altra maniera, oggi ci stiamo facendo un'altra cosa completamente. Quindi in realtà le negoziazioni con lo spazio, con gli usi, con diverse comunità che se ne appropriano, fanno sì che un progetto non sia mai finito, e che quindi questa idea di consegnare una cosa finita a qualcuno in realtà è una cosa che non ha fondamento, perché la stessa comunità umana, diciamo, non solo quella umana, è abituata a usare, riusare, riutilizzare, rinegoziare, cambiare, modificare, ripensare, vendere, distruggere, ricostruire in 10.000 modi diversi. E, diciamo, tutta questa trama di energie che fa muovere gli edifici, come diceva la Tour Janeva, quando in realtà muovono l'architettura, muovono lo spazio architettonico, quello o l'ambiente che noi manipoliamo. Io ogni tanto con i miei studenti evito il termine architettura e parlo di ambiente che manipoliamo, che trasformiamo, perché questa cosa dell'architettura molto spesso diventa una sorta di totem, no? Rispetto alla quale ci riferiamo, e invece è lo spazio che via via noi costruiamo anche senza mura. E questa è secondo me un'altra cosa interessante. Grazie. Sono le 8 e un minuto. Se ci sono altri interventi, sono benvenuti. No, io volevo solo chiedere una cosa, ma leggera, semplicissima, non è nulla di nessun intervento così. Volevo chiedere a Miguel, Enrique e Ser, tra l'altro complimenti per il vostro italiano, perciò parlo italiano, complimenti perché è perfetto. Se potete raccontarci un po' meglio il perché di quella immagine che abbiamo scelto come la copertina della locandina, perché ho ricevuto questa domanda da più persone e sarebbe bello sapere qualcosa in più rispetto a quell'esperimento. Sì, sì, grazie. Prima di tutto l'immagine non è che l'abbiamo scelta noi abbiamo inviato una decina di immagini e qualcuno l'ha scelta, perché ovviamente è molto colorista, molto bella, molto comunicativa, no? Ma quello che è importante è che nel libro non è che si parlano dei progetti, ma sono interviste, e allora quello che abbiamo fatto è che quando gli autori o l'autore parlavano di qualche intervento, allora abbiamo chiesto loro un'immagine precisa di quello che stavano parlando, no? Sì, che questo è molto importante, perché in questo caso loro parlavano dell'importanza delle autore, due architette di Alicante, che professionalmente si dedicano principalmente, si sono dedicate a fare performance in alcuni posti importanti. Ora una di loro è la curator di architettura del MoMA a New York, ma loro facevano performance e quando ricevevano un incarico, loro sempre costruivano pure qualche materialità che metteva in relazione il suo corpo con quello, l'oggetto della sua performance. In questo caso era la performance, era in un festival di musica e cultura, dove la performance si centrava sul ruolo del twerking come danza contemporanea,
Allora questa protesi cercava di ingrandire il senso del movimento del corpo, erano proprio ricettacoli dove l'architettura pure appariva vincolata al corpo, no? Ma perché si è scelto questa? Io non lo so. L'abbiamo scelta noi perché era evocativa e quindi... Fatto prima di Rosalia, quindi c'è molto merito. Ecco, il riferimento era Rosalia, quindi... Va bene, direi che se non ci sono altri interventi chiudiamo e niente, vi ringraziamo. E non so se qualcuno vuole dire qualcosa, no? No, vi ringraziamo, ringraziamo i relatori e le relatrici e online e in presenza e soprattutto il pubblico che è stato qui con noi. E speriamo che insomma, si sia interessato. Ci rivediamo il 1 luglio. Per una cosa che avrà meno relatori e relatrici, sarà più contenuta, diciamo. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie, grazie mille. A tutti. Ciao. Grazie.